Buongiorno a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Sveglia Trieste, puntata che vedrà ospiti in studio alternarsi prima il presidente del Consiglio Comunale Francesco Panteca della lista di piazza e poi la consigliera comunale di Open FVG Sabrina Morena. Quindi se vorrete parlare con loro e fare le vostre segnalazioni potrete farlo come sempre chiamandoci in diretta oppure scrivendoci una mail. Allora andiamo subito a vedere la pagina del tempo, avremo naturalmente con noi consueti appuntamenti anche questo appunto con la pagina meteo. Vediamo la situazione generale. L'anticiclone di origine africana nei prossimi giorni andrà rinforzandosi su gran parte dell'Europa centro-meridionale e apporterà aria molto calda anche sulla regione e ce ne siamo già accorti. Per oggi, mercoledì 11 agosto, cielo in genere sereno. Sulla zona montana probabilmente poco nuvoloso al pomeriggio con la possibilità di qualche locale rovescio temporale. Sulla costa soffierà borino, specie sulle zone orientali, e le temperature saranno in aumento su tutte le zone, quindi ancora aumento delle temperature. Giovedì 12 agosto invece cielo in genere ancora sereno, sulla zona montana probabilmente poco nuvoloso al pomeriggio con la possibilità di qualche locale rovescio temporale, specie sui settori più interni verso il Cadore e il Comerico. Sulla costa soffierà borino al mattino, in giornata venti a regime di brezza e si spera appunto che questo possa in qualche modo attenuare la sensazione di afa che ci accompagna in questi giorni. Allora, andiamo proprio alla rassegna stampa, vediamo la prima pagina del piccolo, intanto abbiamo visto la vista dalla nostra sede, della nostra città. Allora, controlli a campione sui Green Pass a Trieste, questo è il titolo principale del piccolo in edicola oggi, per quanto riguarda il coronavirus e la ripartenza. Il prefetto dice una ventina di verifiche al giorno in bar, piscine e palestre, il nodo dell'identità. Scattano quindi controlli a campione sui Green Pass da parte delle forze dell'ordine anche in Friuli Venezia Giulia. Almeno 20 al giorno nel territorio di Trieste con il prefetto Valenti che ha concordato la linea d'azione nella riunione del Comitato Tecnico per l'Ordine e la Sicurezza. A Gorizia la riunione tecnica di coordinamento in prefettura si terrà questa mattina, ma anche nell'Isontino ci si appresta a far partire analoghi controlli. Saranno impegnati Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia locale, un po' la risposta insomma quando ci si chiede ma chi controlla. Il caso, gli esercenti possono chiedere documenti ma solo per anomalie, questo è il caso che andremo ad approfondire nelle pagine interne del piccolo. I requisiti, il lasciapassare verde diventa essenziale per le visite nelle RSA, nelle case di riposo. Vediamo l'economia, treni, recovery e piano RFI, l'alta velocità da nord a sud, previsti 427 km di nuove linee. Poi ancora l'export regionale ai livelli pre-Covid, bene il mobile tiene il caffè, ripresa nel primo trimestre, questa è una buona notizia per la nostra economia. In centro pagina vediamo la foto dell'area sequestrata a Sistiana, Porto Piccolo, la Guardia di Finanza sequestra la zona dei giochi. Decine di bagnanti costretti a spostarsi all'improvviso dalla zona green, bambini obbligati a abbandonare l'area giochi che ne costituisce il fulcro, la ricerca di soluzioni alternative. Questa è la situazione che si è creata ieri a Porto Piccolo dopo il blitz della Guardia di Finanza per un presunto uso improprio della concessione. Poi ancora per la cronaca cittadina, l'ex Maddalena, rinascita fra supermarket e 72 appartamenti, poi ancora centro destra riunito a lezione col sindaco, focus sui cantieri e ancora compie 90 anni il fisico Daniele Amati tra i padri della Sissa. Poi ancora la notizia, la vediamo qui in fondo pagina del prima pagina del piccolo, un'area intitolata ad Alida Valli al Lido di Venezia, una notizia corredata anche da una bella foto della bellissima attrice. Allora ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria, ci rivediamo subito dopo con la rassegna stampa.
Bentornati in diretta. Allora andiamo a vedere un po' della rassegna stampa di questa mattina, a cominciare dal Corriere della Sera in prima pagina. Vediamo che si torna ancora una volta sulla questione dei contagi. Ricoveri, regioni in bilico, i contagi sono 5.636, ma cala il tasso di positività. Pregliasco, siamo arrivati al plateau di questa fase. Sicilia e Sardegna a rischio zona gialla, certificati i controlli sui falsi palesi. Andiamo a vedere il riassunto, insomma, di queste notizie che poi andremo a vedere nelle pagine interne. Aumento dei ricoveri, Sicilia e Sardegna a rischio, zona gialla dopo Ferragosto. In Italia 5.636 casi, cala il tasso di positività. Per il virologo Pregliasco siamo al plateau. Green Pass, controlli solo sui certificati palesemente falsi. Questo per quanto riguarda i bar, i ristoranti, insomma, i locali e le varie strutture dove c'è l'obbligo di ingresso con il Green Pass. Green Pass, una strana ostilità, l'intervento di Paolo Mieli, sindacato e virus. A sinistra è nato quasi senza che ce ne accorgessimo un vivace movimento anti-Green Pass. Da principio si trattava solo di una corrente di pensiero a cui avevano dato voce e personalità da rilievo non esclusivamente italiano, ma poi insomma ha interessato anche dopo gli intellettuali, anche i sindacati. Sulla scia di questi intellettuali, il segretario della CGIL Landini ha concesso una serie di interviste nelle quali ha chiesto che i lavoratori siano esentati dal dover esibire la certificazione verde per accedere alla mensa aziendale e che nel caso siano sprovvisti di Green Pass non abbiano a subire sanzioni o punizioni. Sanzioni o punizioni, secondo il capo della CGIL, sarebbero inaccettabili. Gli è andato dietro il segretario della UIL, eccetera. Insomma, si analizza questa ostilità dei sindacati per il Green Pass ai lavoratori. Poi sulla prima pagina del Corriere troviamo anche il caldo e le previsioni fino a 49 gradi. Allerta per l'AFA in 10 città, incendi al sud. Sarà la settimana più torrida dell'anno. 10 città nella morsa dell'AFA e del caldo. Si raggiungeranno picchi anche di 49 gradi nelle isole e al sud. Preoccupano gli incendi. Ieri erano attivi un centinaio di focolai. Poi ancora temperature estreme più lunghe e frequenti, così dice la coautrice del rapporto ONU. Vediamo qui una fotonotizia che riguarda lo sport, il campione, l'arrivo e il saluto all'amico Neymar di nuovo insieme. Leo Messi conquista Parigi, migliaia per lui nelle strade. Poi invece si parla del caso americano, Cuomo lascia, caduta di una dinastia, figlio d'arte, star dei democratici, accusato da 11 donne, dice mi scuso se le ho offese. Poi ancora imbarazzo dei reali invece in Inghilterra, il principe Andrea citato in giudizio per abusi sessuali. Ancora la denuncia dell'INAIL, lavoro, due morti, cifre indegne. Altri due morti sul lavoro, un operaio indiano è precipitato da 8 metri a Bergamo, a Asti un tecnico è morto ustionato in un negozio di surgelati. Emerge ancora una volta questo drammatico risvolto, insomma, della sicurezza sul lavoro. Allora, vediamo il caldo record. Abbiamo parlato delle previsioni del tempo prima della pubblicità. Allora andiamo a vedere sempre sul Corriere della Sera il caldo record sull'Italia, temperature fino a 49 gradi, 10 città da bollino rosso, allerta massima per gli incendi in Algeria, oltre 40 vittime, quindi non riguarda solo l'Italia. La sfida dal cielo dei 15 Canadair, ma nel 2021 i roghi raddoppieranno, questo è il rapporto. Era già tutto previsto, dobbiamo adattarci, serve una tecnologia per frenare i gas serra, dice l'italiana Claudia Tebaldi, coautrice del sesto rapporto del gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico, di cui si è parlato in questi giorni. Ed è effettivamente un'esperta. Allora andiamo a vedere un resoconto di quello che è il contagio in Italia. Allora, virus, le regioni a rischio, la Sicilia verso il giallo dal 16. Incidenza dei casi e ricoveri preoccupano Sardegna e Calabria, oltre alla Sicilia. Il 90% dei pazienti in rianimazione non è immunizzato. E qui ci sono numeri simili a quelli che vediamo anche in Friuli, Venezia e Giulia per quanto riguarda proprio
il rapporto tra chi è immunizzato e chi no e chi viene ricoverato poi in terapia intensiva per il contagio. Poi, la circolare del Viminale concordata con Palazzo Chigi per violazioni palesi, il gestore può chiedere la carta d'identità. Dal bar allo stadio, ecco le regole, se il Green Pass è falso paga solo il cliente. Questa è la circolare del Ministero, allora vediamo qualcosa di questo articolo. Dal 6 agosto bisogna avere la certificazione per dimostrare di essere vaccinati almeno con la prima dose, essere guariti dal Covid nei 6 mesi precedenti, avere il tampone con esito negativo effettuato nelle 48 ore precedenti, qui c'è tutto l'elenco insomma di chi deve presentare il Green Pass per accedere a determinati servizi o locali. I gestori dei locali pubblici sono obbligati a chiedere il Green Pass ai clienti, ma non il documento d'identità. Possono però farlo in caso di palese violazione. Questo è il chiarimento che arriva da Roma. Dopo giorni di dubbi e proteste da parte dei ristoratori, il Viminale chiarisce le modalità per gli ingressi e nella circolare trasmessa ai prefetti e questori ribadisce quanto era stato sottolineato da Palazzo Chigi. Vanno intensificati i controlli delle forze dell'ordine. Il documento viene firmato in serata dal capo di gabinetto della ministra Lamorgese, il prefetto Bruno Frattasi, dopo consultazioni e verifiche incrociate tra il Ministero dell'Interno, quello della Salute e Palazzo Chigi. Quindi questa è la versione ufficiale, insomma, e finale di questa vicenda. E subito sono scattati anche i controlli, o scatteranno, insomma, breve controlli anche in Friuli Venezia Giulia. Green Pass obbligatorio, ci dice invece il piccolo, controllo a Campione, in bar, piscine e palestre. Le forze dell'ordine accerteranno l'identità di chi esibisce il documento. Il prefetto Valenti, a Trieste almeno una ventina di verifiche al giorno. Oggi il Comitato per l'Ordine Pubblico si riunirà anche a Gorizia, ieri si è riunito a Trieste per avviare iniziative analoghe. Nell'attività saranno impegnati carabinieri, guardie di finanza, polizie di Stato e gli agenti della Polizia Municipale, che sentiremo poi invece per il traffico. La rassegnazione dei centri fitness e i distinguo dei pubblici esercizi, ci sono alcune interviste appunto a determinate categorie, il titolare di Fit Lab ad esempio, facile seguire le regole con così pochi clienti, il presidente della FIPE dice meglio ricorrere alle autocertificazioni, speriamo che si faccia sentire l'effetto deterrente in modo da scoraggiare chi spera di fare il furbo aggirando i divieti. Con lasciapassare verde ripartono le visite in RSA e c'è chi offre il tampone per diminuire i rischi. Ci sono alcune appunto case di riposo che offrono il tampone gratuito. Ad esempio la Triestina Igea e Green Pass non basta, serve anche il test negativo e la struttura è disponibile a pagare l'antigenico al parente che lo chiede. La diffusione del Green Pass potrà ulteriormente contribuire a riaprire ai visitatori le RSA per le quali nei giorni scorsi è stata diramata una circolare del Ministero che contiene indicazioni per uniformare le regole d'accesso a livello nazionale. Nella nostra regione le RSA si sono portate avanti disciplinando gli ingressi all'insegna della massima sicurezza per azzerare il rischio di contagio. Poi ancora la Giunta regionale studia sconti ulteriori per under 17 e soggetti a rischio per quanto riguarda i tamponi, appunto i tamponi rapidi. E poi ancora Green Pass e ristoranti, verifiche in caso di anomalie. Abbiamo già visto appunto questa notizia sul Corriere della Sera. Andiamo a vedere invece le notizie della cronaca, della pagina della cronaca triestina. Eccola qui. Allora, anche qui si parla del caldo, ne parleremo sicuramente anche noi in questi giorni, abbiamo già realizzato alcuni servizi. Caldo Trieste fra le città da bollino rosso, la classificazione del Ministero della Salute per oggi e domani. L'ARPA massime a 31-34 gradi, la notte mai sotto i 24-25, quindi caldo anche di notte. Medie estive misurate in riva al mare dai 23,3 gradi degli anni 90 ai 24,8 negli ultimi 5, quindi la crescita
crescita delle temperature è una realtà. L'inizio di agosto era stato più clemente rispetto a giugno e luglio, ma ora arriva la canicola. Ci sono i consueti consigli del medico: idratarsi e attenzione agli sbalzi termici, quindi anche all'uso così un po' troppo leggero dell'aria condizionata. Poi ancora gli esperti, l'esperto Giorgi analizza la situazione: si limitano le emissioni o il clima in questa zona diventerà come quello della Puglia meridionale. Poi ancora reti in fibra vegetale, contenitori e borse per una mitilicoltura libera dalle plastiche, si parla ancora di ecologia. E si arriva anche alla novità, ne abbiamo parlato ampiamente nel telegiornale di ieri: ex Maddalena decolla l'Eurospar, in primavera i 72 appartamenti, inaugurata la prima fase della riqualificazione con il supermercato da 14 milioni di investimento. Chi abita nelle vicinanze esulta come Dorina, viene intervistata: dalle 9:40 l'ingresso del primo cliente, arrivo da Roiano qui per curiosità, anche edicola e pescheria, una bella sorpresa, dagli acquisti alle 9 casse. Qui vediamo alcuni momenti insomma di questa inaugurazione di una parte importante della nostra città recuperata. Noi abbiamo realizzato ieri un servizio su questa inaugurazione di questa nuova realtà che prende il posto insomma di un cantiere cosiddetto infinito. Allora rivediamo insieme il servizio di Gianluca Paladin. Auguri! È sbarcato a Trieste il nuovo Eurospar realizzato da Aspiag Service, l'80esima filiale dell'azienda in Friuli Venezia Giulia. Su un'area di 1800 metri quadrati, a risanare la zona dell'ex Maddalena in via dell'Istria, assieme al punto vendita si erge la struttura su tre piani con 750 parcheggi, tra quelli riservati ai clienti e quelli per i residenti del rione. Il tutto realizzato con soluzioni a basso impatto ambientale e tecnologie all'avanguardia per il risparmio energetico. A Trieste siamo presenti da sempre, ormai da 60 anni, abbiamo raggiunto con questo i 29 negozi, tra quelli gestiti direttamente da noi e quelli gestiti dai nostri amici imprenditori. Il servizio, la qualità, il prezzo migliore sono sempre i nostri punti di forza. Sicuramente questo diventa un punto di riferimento importante. I parcheggi che mancano sempre, la viabilità, tutto questo è stato possibile grazie a un grande gioco di squadra. Sì, a Trieste, guardando l'impero della Spar Austria, siamo quasi al centro, perché essendo in Ungheria, in Slovenia, in Croazia, in Austria, nel nord-est, ormai tutto il nord dell'Italia, Trieste è abbastanza paricentrico. Trieste è una città che è una combinazione tra Italia e monarchia austriaca, per questo mi è sempre piaciuto e sono molto orgoglioso che oggi apriamo quel bellissimo punto di vendita, uno dei più belli che abbiamo fra i 3.200 punti di vendita che il gruppo Spar Austria ha nel Mitteleuropa. 50 milioni di investimento da parte di fracasso della Despar, mi sembra che il risultato sia eccellente, 750 posti macchina che cambieranno il modo di vivere anche del rione intero, 50.000 persone fra Largo Barriera e San Giacomo. E con l'inaugurazione del nuovo supermercato c'è anche tutta la novità riguardante la viabilità dell'intera zona, ne parleremo magari più avanti, ma adesso ci colleghiamo proprio per parlare di viabilità, magari lo chiediamo direttamente all'ispettore capo Tiziana Martini, che è in linea con noi. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno a lei. Allora, quali sono le segnalazioni di oggi, se ce ne sono, e poi le chiedo magari come è andata la prima giornata di novità proprio, no? Per quanto riguarda la viabilità nella zona di via Costalunga, via dell'Istria. Sì, infatti la giornata comunque al momento non abbiamo segnalazioni per problemi di viabilità, il traffico vista l'ora ancora è molto scarso, per cui per il momento non ci sono problemi. Quello che riguarda invece lì la nuova viabilità, c'è, come avete probabilmente visto, una nuova anche postazione semaforica che ha qualche difficoltà, ma comunque funziona e funziona regolarmente. E, quello che c'è da dire è che noi saremo presenti ancora soprattutto nella zona
di via Costalunga, perché ovviamente lì, cambiando l'ultimo tratto del senso di marcia, le persone si devono ancora abituare, quindi effettivamente lì in quel tratto abbiamo avuto più persone, diciamo così, che non conoscevano questa nuova viabilità e quindi tentano di svoltare nonostante appunto ci sia questo senso unico. Certo. E appunto comunque sottolineiamo il fatto di fare attenzione, la segnaletica è molto ben visibile, però le abitudini chiaramente delle persone ci vorrà un po' di tempo di rodare. Esatto, ci vorrà qualche giorno prima che ci sia questa l'abitudine nuova di questo nuovo senso di marcia. Comunque siamo lì presenti e non abbiamo avuto difficoltà in questi giorni. Benissimo, allora grazie a lei e buon lavoro, buona giornata sia a lei che ai suoi colleghi. Grazie e buongiorno a tutti. Buongiorno a lei. Allora, noi procediamo ancora con la lettura del giornale, allora, di giornali. Allora andiamo a vedere dunque ancora sul Corriere della Sera, ancora torniamo alla questione del virus. Spiagge, Movida e Open Night, il piano per vaccinare i più giovani, corsie preferenziali per universitari, sportivi e tifosi, allertati hub, ospedali e farmacie. Si riparte anche nel Lazio dopo l'attacco informatico. Landini sbaglia, va sanzionato chi è senza Green Pass in mensa, modello di sindacato vecchio, dice Zampa del PD. Immunizzare i lavoratori è indispensabile. Sandra Zampa, appunto, del responsabile salute del Partito Democratico. Ancora nel mondo la situazione, la mappa aggiornata delle varianti, quelle più diffuse e quelle da temere. Qui la vediamo, insomma, varie varianti appunto del virus in tutto il mondo. Il virus manda in crisi la raccolta di plasma, servono donazioni. C'è questo appello proprio a livello internazionale. Negli Stati Uniti, nelle scuole americane, ora in furia la battaglia delle mascherine. Uno studente americano su quattro torna a scuola questa settimana, quasi tutti faranno lezione in presenza e quasi il 90% degli insegnanti sono vaccinati, ma sette stati americani guidati da repubblicani hanno proibito alle scuole di imporre agli studenti di indossare le mascherine in classe attraverso leggi statali e ordini esecutivi dei governatori. Si tratta di Texas, Florida, South Carolina, Utah, Iowa, Oklahoma e Arizona, dove i governatori rivendicano che la mascherina debba essere una scelta individuale. Insomma, questo succede negli Stati Uniti, ognuno va poi per la propria strada. Scontro sullo Ius Soli, Salvini attacca Letta a settembre in Parlamento, leghista contro Lamorgese, sbarchi, ministro assente. La difesa di Orlando, accuse volgari, e questo è un po' il riassunto così del dibattito politico invece in Italia. Allora andiamo a vedere nuovamente invece la cronaca cittadina sul piccolo. Si parla ancora di politica, però di livello cittadino, in vista proprio delle prossime elezioni comunali. Ieri c'è stata questa riunione, il centrodestra ha riunito a lezione focus sui cantieri con Di Piazza. Il sindaco, assieme agli assessori Brandi, Grilli e Lodi, ha illustrato quanto fatto, fra i relatori anche Piero Camber. Fuori dalla sala gli eletti senza Green Pass. Il sindaco Roberto Di Piazza chiama a raccolta gli eletti e candidati del centrodestra per dei corsi, fra virgolette, accelerati di amministrazione. Lunedì sera una trentina di persone, esponenti di tutta la coalizione, si è riunita nella sala dell'Unicusano di via Fabio Severo per assistere a un panorama dell'operato della giunta negli ultimi 5 anni, con focus sui cantieri. Più di qualcuno anche tra gli eletti è dovuto rimanere fuori a causa del Green Pass e delle limitazioni al numero di partecipanti in sala. Vabbè, insomma, sono state rispettate giustamente tutte le regole
in vigore attualmente. Il sindaco sedeva al tavolo dei relatori assieme a Piero Camber e agli assessori Angela Brandi alla scuola, insomma all'educazione, Carlo Grilli al sociale e Elisa Lodi ai lavori pubblici. Di Piazza racconta: abbiamo ricapitolato quanto fatto negli ultimi 5 anni, visto che dovremo confrontarci con gli altri in campagna elettorale. Russo dice che negli ultimi 20 anni ho governato sempre io, se prendo gli ultimi 30 anni, però ci sono 15 anni ciascuno di centrodestra e centrosinistra. Confrontiamo pure la lista di quanto fatto, io sono pronto. Questa è la sfida del sindaco Di Piazza. Gli risponde a distanza in qualche modo adesso Trieste, che candida invece Riccardo La Terza a sindaco. Le 10 priorità di adesso Trieste in vista del voto: dal lavoro alla mobilità sostenibile. Il candidato sindaco La Terza e la capolista Massolino hanno parlato anche della città dei 15 minuti con servizi dedicati proprio per ogni quartiere. E dopo aver presentato appunto tutte queste 10 priorità, punti prioritari all'interno del programma del movimento, il candidato La Terza appunto ha detto anche: non è il momento, insomma, del voto utile cosiddetto, quello almeno per quanto riguarda il primo turno. C'è stata anche la presentazione dei progetti sul turismo di Futura, che ha candidato sindaco Franco Bandelli, che incalza: funzioni e risorse tornino ai territori. La proposta di decentrare le competenze. Futura vuole ripristinare le aziende di promozione turistica territoriali. Dal punto di vista del movimento sarebbe un modo per sgravare da simili compiti la regione, ha affermato il candidato sindaco appunto Franco Bandelli. Poi invece per quanto riguarda i lavori pubblici c'è stato l'annuncio ieri del rifacimento del terreno del campo di basket della Servolana con lavori da 80.000 euro, lo vediamo qui, 80.000 euro per rifacimento del campo di basket all'aperto dell'ASD Servolana nell'area al centro del rione dove un tempo sorgeva lo storico cinema di Servola. Questo ci dice il Piccolo, abbiamo realizzato anche noi un servizio proprio su questo argomento, ma andiamo a concludere questa rassegna stampa prima di avere in ospite in studio, come vi dicevo, il presidente del Consiglio Comunale della lista di Piazza, Francesco Panteca, che poi ci parlerà anche dei lavori estivi del Consiglio. Andiamo a vedere appunto il dibattito a livello nazionale. Si parla dello scenario per il Quirinale, il nome da concertare è il fattore recovery nell'elezione. Chi punta su Draghi Premier fino al 2023 spera in Mattarella. Le voci sui papabili, si comincia a parlare anche di questo. Qui vediamo anche i vari precedenti, no? I presidenti della Repubblica che hanno preceduto quello attuale, Sergio Mattarella. Allora, ci dobbiamo fermare per una brevissima pausa pubblicitaria. Come vi dicevo, ci vediamo subito dopo con il nostro primo ospite della mattina, il presidente del Consiglio Comunale Francesco Panteca. A fra poco. Bentornati in diretta a Sveglia Trieste. Allora diamo subito il buongiorno, il bentornato nei nostri studi al presidente del Consiglio Comunale Francesco Panteca. Buongiorno. Buongiorno a tutti quanti, speriamo che sia una bella giornata, anche calda oggi. Anche calda, quello lo è, sicuramente le previsioni dicono che è proprio una delle giornate più calde all'interno proprio della settimana più calda dell'anno, così pare almeno, quindi raccomandiamo ancora una volta di seguire i consueti consigli, no? Per non certo, bere tanta acqua per l'indispensabile. Esatto, no? Non avere problemi, soprattutto alle persone anziane, ma non solo. Allora, abbiamo subito una telefonata, ancora prima di introdurre qualsiasi argomento, sentiamo che cosa ci chiedono i nostri telespettatori. Pronto, buongiorno. Buongiorno signora. Pronto, c'è qualcuno in linea? Pronto, pronto. Allora, no, non la sento, purtroppo non riesco a sentirla. Sarebbe stato meglio se c'era un Barto Bogassi. Non si sente nulla qui in studio. Nemmeno io sento.
È vero, non riusciamo a sentire nulla, non so da che cosa dipende, se dal suo telefono oppure da un problema che abbiamo. Pronto? Pronto? Ecco, forse un pochino di più la sentiamo, ci proviamo. Con chi parliamo? Mi è successo. Pronto? Niente, lo sento io adesso, o devo alzare la TV? No, quello proprio no, però non so come mai, adesso proviamo magari a risolvere la situazione, magari ci provi a richiamare, non lo so, perché proprio non riusciamo a sentirla, la voce è proprio in sottofondo, molto lontana, non so davvero da che cosa dipenda, purtroppo non riusciamo a sentirla. C'è anche un altro telespettatore che ci ha già scritto, ed è il signor Nevio, che scrive da Servola e dice: chiedo al Presidente del Consiglio Comunale Panteca, che fra l'altro è anche un esponente della lista di piazza, non dimentichiamolo, poi siamo anche orgogliosamente della lista di piazza. Ecco, e quindi poi parleremo anche della campagna elettorale in corso, ma anche di tutte le procedure, no, che ci avvicineranno al momento delle elezioni. Chiedo perché si usano i soffiatori per la pulizia delle strade, visto che sollevano le polveri cancerogene provocate dal traffico veicolare e imbrattano le vetture in sosta. Nel regolamento di polizia urbana del Comune di Trieste è prevista la tutela della salute pubblica e dell'ambiente. Come la mettiamo? Dice Nevio. Questi soffiatori non sono ben visti da molti cittadini, no? Da numerosi cittadini. Sì, ho visto diverse volte, abbiamo ricevuto nel corso almeno di questi anni che io mi occupo di politica, abbiamo ricevuto segnalazioni per quanto riguarda i soffiatori. Da una parte i soffiatori sono indispensabili anche per gli operatori stessi, per fare anche delle pulizie più accurate delle strade, perché molte volte le strade sono piene di macchine, è difficile intervenire. Però vedremo magari con la prossima consiliatura di rivedere un po' questa questione, perché in questo momento non è stato possibile in questi 5 anni, anche se ne abbiamo parlato più volte, anche con l'assessore all'ambiente, l'assessore Polli, abbiamo più volte affrontato questo problema per vedere come si poteva risolvere. E era un po' complesso, perché ovviamente le agenzie che si occupano di questo, le società che si occupano di pulizia, ritengono che questo sia anche uno dei modi migliori per affrontare le pulizie cittadine. Certo, creano un problema, le dicevo anche prima, è capitato anche a me, è capitato nelle pressi di casa mia proprio ieri con questi soffiatori che facevano aria dappertutto, infatti è un problema che dobbiamo affrontare sicuramente e vedere come possiamo risolverlo. Ringrazio il cittadino per la ulteriore segnalazione che ha fatto e che magari questo ci permetterà di spronarci ancora di più ad affrontare ed approfondire anche con tecnici di settore meglio la problematica e vedere eventualmente come risolverla. Allora, abbiamo un'altra telefonata, la sentiamo. Pronto, buongiorno. Pronto? Vediamo se riusciamo a sentire questa telefonata. Pronto, pronto? No, evidentemente c'è qualche difficoltà, non riusciamo a sentire nulla. Io non sento per niente. No, nemmeno io qua in studio non si sente nulla. Allora, pronto, pronto, vediamo, contiamo fino a 3, vediamo se riusciamo a sbloccare la situazione. 1, 2, 3, no, mi fanno segno che è già caduta la telefonata evidentemente, cerchiamo magari di risolvere questo problema, non so da cosa possa dipendere. Allora, Panteca, ieri c'è stata l'inaugurazione del supermercato Alex Maddalena, al di là dell'evento insomma cittadino, questo ha significato anche la fine, insomma proprio simbolicamente, no, di quel cantiere che ricordiamo tutti infinito, con la pozza per le zanzare di cui si parlava tanto, no, negli ultimi tempi, con grande soddisfazione anche del sindaco, no, che è stato un po' il motore di questa, certo, di questa realizzazione. Come è andata? Boh, io ho partecipato anche all'inaugurazione, mi sembrava opportuno, mi sembrava anche giusto essere presenti, perché è una grande opera, ha rivitalizzato a mio avviso tutta quella parte del rione di Ponziana, scendendo poi verso
verso le, diciamo verso via dell'Istria, no? Sì. Là del Burla non c'erano, non ci sono tantissime attività commerciali in quella zona, non ci sono altri tipi di servizi. Per esempio mi raccontava anche, ho parlato col direttore del Burlo, mi diceva che gli ospiti della, di quella struttura non avevano e non sapevano dove andare ogni volta, perché ci sono poi tanti ospiti, tanti genitori che accompagnano i figli e che magari restano anche là per tanto tempo. Per questo, vedi, questo è un aspetto che ha fatto rivivere un po' quella, un po' quel rione, e noi ne siamo orgogliosi di aver realizzato quest'opera. Poi magari a qualcuno non andrà bene, perché si parla sempre di supermercati, si parla di questo, si parla di quell'altro, però i supermercati vengono richiesti dalla parte economica, no? dai cittadini in qualche modo. Se non c'è una richiesta, sicuramente non ci sarà un'offerta da parte degli operatori economici. Perciò là c'era un'esigenza. Gli operatori economici l'hanno valutata, l'hanno sondata, e alla fine abbiamo reso vivibile quel rione, perché ce lo ricordiamo qualche anno fa com'era, insomma, anche fino all'anno scorso com'era quel rione, quella parte, quella è struttura. Vero, insomma, prima poi che ricominciassero i lavori, insomma, c'era davvero una situazione di degrado, segnalavano vista, spesso, no? Anche i telespettatori qui a Sveglia Trieste, no? Per appunto il problema dei topi, delle zanzare, insomma, c'era davvero una. Io penso, come dicevo prima, che quel rione deve essere orgoglioso di aver reso quella parte fruibile a tutti i cittadini, che dia poi un servizio. Poi può andare bene a qualcuno, può andare certo, male, ma comunque quello è il servizio, quello è importante fare. Allora, abbiamo la telefonata, vediamo se riusciamo a parlare con i nostri telespettatori oggi. Buongiorno. Buongiorno. Oh, che buongiorno. Bella voce squillante, buongiorno. Buongiorno signori. Allora, volevo solo un'informazione. Prego. Al 30 agosto scadi esenzione ticket. Sì. Dove bisogna andare? Allora, ci informiamo bene, perché so che ci sono delle continue proroghe, no? Grazie. Va bene, continui a seguirci, poi ci informiamo meglio sicuramente sull'esenzione del ticket. Adesso cominceranno le domande anche su questo. Sempre nei soliti uffici, insomma, per immaginiamo sempre agli stessi uffici, però non so se ci sono previste delle ulteriori proroghe, no? Perché durante questo tutto il periodo... Questo non lo so se ci sono delle altre proroghe. Esatto. Si occupa poi l'azienda sanitaria di questo, e poi è difficile lo arrivare a capire se vengono pubblicate le cose, le informazioni, allora sì, riusciamo a sapere tutte quante, poi magari anche a fornirle poi ai cittadini. Controlleremo sicuramente. Poi c'è ancora una mail che arriva da Giorgio Marchesi, che è il candidato della Federazione del Territorio Libero di Trieste, che dice: può gentilmente chiedere al Presidente del Consiglio Comunale di Trieste se sa che esiste il Trattato di Pace, che Trieste dovrebbe essere detassata ed è fiscalizzata come Livigno. Insomma, è una così un'occasione per rilanciare questo tema. Beh, rilanciare questo tema, io penso che rilanciare questo tema devono farlo loro. Io certamente so che esiste il Trattato di Pace, e chi non lo conosce il Trattato di Pace, insomma, dove siamo obbligati un po' tutti quanti a conoscerlo, però insomma io credo che sono loro che devono portare avanti le iniziative che ritengono anche politicamente che siano a beneficio della città, come io lo faccio per la mia lista, loro devono farlo per TLT, insomma, per la loro lista politica. Allora, un'altra telefonata. Pronto, buongiorno. Buongiorno signora, buongiorno a voi. Buongiorno a lei. Buongiorno. Buongiorno. Grazie per l'informazione che ci date a noi cittadini, che abbiamo molto bisogno di sapere tante belle notizie. Senta, io volevo porre un quesito, no? Allora, in breve. Allora, io, esempio, su riguardo dei vaccini, tutto quanto, no? Io mi trovo in una situazione che ho provato a contattare più enti, no? Esempio, volevo anche parlare con il signor Pedrica, no? Riguardo a questa cosa qua. Esempio, sì. Io ho gli anticorpi, ho tanti anticorpi. Mm. Dunque, il mio dottore mi dice che non posso fare il vaccino. E per questo mi ha detto Green Pass, io non posso averlo, perché giustamente, non avendo fatto la vaccinazione, non posso averlo. Perché c'è questa equità?
cioè che io posso fare il vaccino però, e che ho gli anticorpi, mi scusi. Capito, però se lei ha qualche documentazione da parte del suo medico che lei proprio non può fare il vaccino, penso che ci possa essere una sorta di esenzione. No, il discorso era questo. Se io ho un documento ufficiale che viene rilasciato dall'ospedale, che io ho gli anticorpi, dunque loro mi dicono che avendo gli anticorpi non posso fare il vaccino, perché è come che io avessi, per dire, se ho giù il sangue, non posso mettere ancora. Non è indicato per lei, no? Sì. Ecco. Sì. Allora loro mi dicono che non possono scriverlo sopra, non può fare il vaccino, però loro dicono a voce che praticamente lei non può fare il vaccino, perché se fa il vaccino rischia veramente di creare un problema nella sua salute. Quindi chiede una possibilità, insomma, di sanare questo problema, che magari riguarda anche altre persone, capito? Va bene, lo chiederemo magari all'assessore competente, Riccardi, se è possibile, insomma, avere una documentazione. Ma più che altro, questo non più che chiedere all'assessore Riccardi, bisogna chiederlo al Comitato Tecnico Scientifico che si esprima su questo argomento, perché e come dia io una credo, regola certa per tutti, no? Dicevo, che come io credo che fare il vaccino è una cosa positiva, perché mi fido di quello che il Comitato Tecnico Scientifico mi dice e vado a fare il vaccino, così si debba esprimere anche su questo, se sia necessario farlo il vaccino dopo aver contratto già il virus, essere stati contagiati e uno ha gli anticorpi. Ecco, là si debba esprimere se fare o non fare il vaccino. Io questo non l'ho letto, se è obbligatorio fare il vaccino o meno per avere il Green Pass oppure meno. Questo non lo so, però è giusto che lo faccia. Se il signore ha gli anticorpi, forse però magari ha avuto il Covid, no? È possibile che abbia avuto il Covid, però la difficoltà qui è tutta burocratica, probabilmente perché non ha una certificazione, magari è stato asintomatico, quindi non se n'è accorto, no? Di avere. Però chi è stato, chi ufficialmente ha avuto il Covid? Quelli hanno il Green Pass, ecco, anche questo senza che vaccino. Dire. Questo è il Green Pass, ce l'hanno, per questo. Certo, però infatti. Su quelli che sono stati asintomatici, che non hanno. Lì c'è il problema. Però il signore infatti dice, almeno da quello mi è sembrato di capire, che lui ha la certificazione dell'ospedale che ha avuto il Green Pass e che ha avuto il Covid, almeno questo mi sembra di aver capito. Non lo so, questo bisognerebbe richiederlo, però in effetti, insomma, può esserci un problema per chi non si è accorto di aver avuto appunto il Covid. Quello sì, quello ovviamente non ha nessuna documentazione che prova che sia guarito. Non essendoci documentazione a riguardo, ovvio non è possibile, no? Però insomma, per chi ha già avuto e certificato, quello secondo me in passo deve averlo. Allora, ci chiede una telespettatrice che si chiama Liviana, buongiorno, dove verranno ubicate le due palazzine nuove alla Maddalena? Se non ricordo male, nella parte a monte, no? Sopra il supermercato, insomma, chiamiamolo così, tutta la struttura che ha anche nella i parcheggi. Parte sopra. Anche perché nella parte sotto è un po' possibile mettere due palazzine. Niente, non c'è ormai posto. Non c'è più spazio. Nella parte sopra, dove c'è ancora una parte di cantiere ancora non ultimato, ci saranno gli spazi verdi, se non ricordo male, e anche queste due palazzine con 72 appartamenti vista mare. Nella parte sopra. Esatto. Allora, una telefonata. Pronto, buongiorno. Pronto? C'è qualcuno in linea? Pronto, pronto? Vieni a Italia. Non ho capito bene se il prefetto di Trieste manda a controllare il Green Pass nei ristoranti e praticamente non controlla chi arriva dalla Slovenia. Se non è demenziale questo qui, poco ci manca, no? Non lo so. Eppure viene pagato, tanto per dire, viene pagato per vie traverse dai triestini, perché i triestini pagano le tasse a Roma e Roma ritorna e paga il prefetto. Quindi bypassando questo, i triestini lo pagano, diciamo. Ma noi questo io non lo capisco, non riesco a capire. Arrivano qui senza Green Pass, senza niente, e il 30% sono con il virus. E noi continuiamo a controllare i nostri.
Questo, come dicevo prima, se non è demenza, un po' ci manca. Capito, Franco, chiarissima la sua protesta, insomma, grazie e buona giornata. Allora dice Franco, controlli sul Green Pass ma non sugli immigrati, no? È chiaro che torniamo sempre a un tema. Ma no, ma i controlli ci sono diverse. Sia sugli immigrati, ci sono sia sul Green Pass, insomma, adesso c'è anche questi nuovi controlli sul Green Pass che vengono fatti, ma anche sugli immigrati, poi... E sugli immigrati una politica nazionale che il prefetto di Trieste non deve fare altro che, essendo un uomo delle istituzioni, adeguarsi a quelle che sono le direttive, no? E mettere in atto insieme alle forze di polizia tutti quelli che sono le procedure per questo tipo di controllo. Io so che hanno controllato anche me, perché ieri o l'altro ieri venivo dalla Slovenia, sono andato a trovare un amico, hanno controllato anche me se avevo tutta la documentazione per questo. Io penso che i controlli avvengono, sì, e li vedo anche di persona, e poi noi li chiediamo, a volte chiediamo anche le informazioni alle varie forze di polizia, certo, così per anche farci un'idea di quello che succede. Tante operazioni che in qualche modo frenano, sì, no, questo flusso, però è vero che molti... Poi se il signor Franco dice sono giuste queste procedure, io le dico no, perché secondo me bisogna incentivare di più e cercare di capire, di controllare meglio tutta la rete del territorio della regione, questo dico no. Bisognerebbe incrementare, questo sì. Questo è vero. Allora, abbiamo un'altra telefonata. Pronto, buongiorno. Pronto? C'è qualcuno in linea? Pronto, pronto. Intanto stiamo vedendo la pagina del Piccolo. Questa lettera di Matteo Salvini alla ministra Lamorgese. Dice, cara ministra, la situazione è grave e lei non sa gestire l'immigrazione, proprio su questo tema. No? Sì, infatti è quello che dicevo. Come dicevamo, no? Prima. La Morgese chiede suggerimenti, ridurre le tragedie del mare, chiudere i confini è il fine della Lega. Allora abbiamo un'altra telefonata, pronto, buongiorno. Buongiorno lei signora, mi scusi, ero col signor di prima, no? Ah, ma eccoci, capito... meno male, no, l'abbiamo scusi, recuperato. Non ho capito il senso, no? Sì. Allora io come mi devo comportare, a chi mi devo rivolgere, mi scusi, sa? Io credo proprio ai medici che le hanno rilasciato questa documentazione. All'azienda sanitaria. Che dicono che però andare. L'azienda sanitaria, no? Che dice... ma sono già andato, la direzione sanitaria mi ha risposto che loro non ci possono fare niente perché dipende da Roma. Allora... E appunto, come dicevamo con il nostro ospite, allora il problema è proprio una regola che valga anche per queste persone. Dicevo che il comitato tecnico scientifico si deve esprimere. Sì, ma appunto allora dobbiamo aspettare loro per muoverci noi, perché è ingiusto, no, questa è cosa vero, qua. Io vorrei fare il vaccino, certo, però non posso farlo. Infatti, e quindi però non può ottenere neanche il pass. Giustamente il nostro telespettatore attiva attraverso i media, fa questo tipo di segnalazione per cercare di arrivare anche prima a una soluzione negli uffici competenti, dove poi infatti devono legiferare o decidere su questo o chiarire questi aspetti. Sì, ho fatto bene, giusto, poi no, capisce? Esatto, infatti siamo un'ingiustizia. Qua per questo, è vero. Poi ne faremo carico, no? Però non mi sembra corretto che noi dobbiamo essere, cioè, non valutati, cioè anche lo Stato. Anche perché ce ne sono tante, immagino, di persone così, no? Che magari hanno già avuto il virus, infatti hanno ancora gli anticorpi, oppure per altre ragioni non possono fare il vaccino, no? Ci sono alcune persone che proprio non possono farlo. Porteremo all'attenzione questo, magari infatti è un tema interessante. Sentirò con l'assessore, vediamo poi se attraverso la regione si può chiarire. Si può smuovere qualcosa. Va bene, grazie intanto per aver chiarito proprio al nostro telespettatore. Buona giornata e speriamo, insomma, che si risolva al più presto, poi, perché quando si fanno leggi magari i casi particolari certo, restano un po' è nel difficile dubbio, andare a cogliere, no, tutti i particolari quando si fa una norma. Generalmente poi le norme vengono regolarizzate o modificate strada facendo, quando ci si accorge poi che c'è un problema reale, allora si interviene.
Allora, c'è una telespettatrice che ci invia un'altra foto di immigranti che vengono quotidianamente insomma, fermati dalle forze dell'ordine, quindi vediamo appunto una foto, non so quando risalga, ma credo sia abbastanza recente, ogni giorno, dice la signora, 10-20 in fila indiana percorrono via Flavia, siamo tipo invasi, dice la signora, insomma, no? Invasi non siamo invasi in questo momento, però effettivamente vedere le persone che entrano in quel modo non è nemmeno dignitoso, oltre che non dovrebbero entrare, che dovrebbero entrare tutti regolari, perché noi non è che i migranti non si vogliono, i migranti possono arrivare in Italia, ma adesso sono anche trattati in un certo modo e devono avere tutta la documentazione in regola per entrare in Italia. Invece qua in Italia noi facciamo entrare tutti quanti indiscriminatamente, e questo non ci fa onore, non ci fa né a noi amministratori locali e né agli amministratori centrali, perché la regola è quella di controllare tutta la gente che entra in questo paese ed essere anche accoglienti, questo sì, perché no? Dobbiamo essere questi, però indiscriminatamente poi vederli buttati per strada, dappertutto, non ci fa per niente onore questa metodologia di accoglimento delle persone migranti, e questo segnalo fra l'altro detto. Sul piccolo in questi giorni ci sono varie puntate, diciamo così, di un reportage che ha fatto il collega Giampaolo Sarti che parla proprio di questo flusso migratorio, no? E dei risvolti anche abbastanza evidenti sul Carso. Oggi si occupa in particolare di un caso degli abiti dei migranti che sono abbandonati, no? Nel loro percorso. Perché poi la parola clandestino ci dice tutto, no? Ecco. Arrivano là come tanti ladri, si arriva in Italia perché ci dobbiamo nascondere prima di farci vedere, e ovviamente arriviamo, c'è qualcuno che ci porta i vestiti, cose, poi buttiamo indiscriminatamente, perché poi queste associazioni che si occupano di questo non si preoccupano nemmeno dell'ambiente, no? Nemmeno di questo, oltre che secondo me si sfruttano i migranti in questo modo, non ci occupiamo nemmeno dell'altro, tanto ce ne freghiamo, ci sarà un altro che lo farà, no? Questo. C'è l'ente pubblico che si debba poi occupare di pulire i boschi, tutti dei vestiti, certo. Ma non funziona mica così. Oggi proprio appunto questo articolo di Giampaolo Sarti parla di una curiosità, insomma di una storia curiosa, anche abbastanza significativa. Gli abiti dei migranti in Varrosantra raccolti dalla coppia di asini spazzini. I due animali si caricheranno sul dorso le decine di sacchi pieni di giacche, scarpe e coperte abbandonati in Carso. Qui vediamo anche delle foto, insomma, abbastanza così che rendono evidente questo fenomeno. No? Per questo dico, allora i vestiti a questi ragazzi, a questi signori che arrivano, qualcuno glieli porterà, penso, non penso che loro hanno già un'organizzazione alle spalle loro, ci sarà qualcuno di qua che li porta i vestiti, ma almeno che si preoccupassero di portarli via questi vestiti invece di buttarli, e mentre invece c'è un menefreghismo assoluto, perché tutte queste persone che si occupano dei migranti si dovrebbero occupare anche di quello, perché è dignitoso quello, come accogliere anche il migrante se ci teniamo, anche quello bisogna fare. Allora, abbiamo una telefonata, pronto, buongiorno. Sì, pronto, buongiorno, sono in linea. Sì, buongiorno. Buongiorno. Sono Fulvio, pronto, buongiorno a lei e al suo ospite. Buongiorno Fulvio. Ecco, prima ho sentito il Presidente del Consiglio Comunale che tutti conoscono il Trattato di Pace. Allora, siccome l'ho letto anch'io, poi mi sono letto anche il Memorandum di Londra, mi sono letto anche il Trattato di Osimo, mi chiedo perché non attuano quello che è scritto nel Trattato di Pace. Che la legge italiana e la Costituzione italiana si sono impegnati a rispettare, è legge della Repubblica Italiana, paese che io amo moltissimo, solamente sembra che qua a Trieste tutti violano le leggi e la Costituzione su cui anche giurano, questo non riesco a capire. Capito. Il Trattato di Pace, l'ha detto prima il Presidente del Consiglio, che tutti lo conoscono, allora perché non lo attuano? Sa che sta andando contro legge,
sa che sta violando la Costituzione italiana? Allora, grazie. È una cosa gravissima questa. Grazie Fulvio, buona giornata. È un tema ricorrente. Insomma, è un tema ricorrente, io mi sono espresso... Delle leggi italiane. Sì, no? Che è un tema molto ricorrente questo. Se il signor Fulvio ha dei problemi e non può radditare al Presidente del Consiglio che non conosce e che sta violando la legge. Noi abbiamo un Presidente della Repubblica che è il garante della Costituzione. Voi vi dovete rivolgere al Presidente della Repubblica e non è, poi non intendo più entrare nel merito di queste cose e sentirmi additato o che non conosco le problematiche del TLT o che no, del trattato, quello che sarà, o che non conosco altro, perciò vi dovete rivolgere sia al rappresentante del governo istituzionale, che sarebbe il commissariato, il commissario del governo, il prefetto Valenti, oppure rivolgetevi allo Stato, rivolgetevi al Presidente della Repubblica, sono coloro, noi siamo degli amministratori locali, non mi può additare ogni volta di questo, anche volendo insomma nessun potere per cambiare. Non abbiamo nessun potere, e poi visto che voi portate avanti queste iniziative, fatelo, per carità, è tutto legittimo e nessuno vi dice niente, andate avanti e se ci saranno delle aperture, ne sarò ben felice, perché deschefalizzare una parte di Trieste, chi è che non lo vuole? Anch'io lo voglio, per carità. Tutti lo vorrebbero. Allora, dobbiamo fermarci per una breve pausa pubblicitaria, ci rivediamo subito dopo ancora in compagnia di Francesco Panteca. Bentornati in diretta a Sveglia Trieste. Allora, siamo in compagnia del Presidente del Consiglio Comunale, che è anche appunto esponente di punta della lista di piazza che sostiene il sindaco in carica nella campagna elettorale, no? Che è cominciata in realtà già un po' di tempo fa, ma ufficialmente da poco tempo, da quando abbiamo saputo che ormai la data è stata fissata, quella del 3 e 4 ottobre. Sì, perché poi a me mi tocca fare doppio lavoro un po', e concludere tutti i lavori del Consiglio Comunale, perché 45 giorni prima delle elezioni, no? Il Consiglio Comunale può soltanto deliberare o decidere su delibere urgenti e inderogabili, anche perché questo dice la norma. E allora sto facendo tutto un lavoro, spero di concludere tutto il 17, ho posticipato tutto per modo da dare la possibilità agli uffici di organizzarsi su tutto questo e poi faremo solo le cose urgenti e inderogabili. Poi bisogna preparare anche tutta la questione preparatoria alle elezioni, cominciare a fare le liste con tantissime persone che ci chiedono di candidarsi, di sostenere la nostra lista. Bisogna fare poi una scrematura di tutte le persone, qualcuno lo stiamo già presentando, però è talmente complessa la situazione della presentazione delle liste, poi con le novità, con le novità che ci sono anche dal 2019 con la legge anticorrotti, che bisogna addirittura adesso bisogna fare un sito, ovviamente ogni movimento politico, anche se ce lo abbiamo già, e c'è l'obbligo di avere un sito internet dove poi obbligatoriamente devono essere pubblicati tutti i curriculum vita dei candidati e in più il certificato penale del casellario giudiziario. Questo è un appesantimento di tutte le procedure, perché bisogna poi far andare tutte le persone, a tutti i candidati, che saranno almeno un 160 fra circoscrizioni e consiglio comunale, alla fine ho fatto i calcoli, 160 persone per la mia lista, per la lista di piazza, e poi per tutti gli altri movimenti politici, no? E allora andare al casellario giudiziario e chiedere il casellario, il certificato, diventa un onere burocratico abbastanza pesante. Devo solo adesso informarmi se possiamo farlo per tutti i candidati direttamente come lista o come movimento politico, andare là, consegnare l'elenco dei candidati e farsi rilasciare il certificato. Insomma, una complicazione in più. Questa. Certo, è tutto necessario, però secondo me sulla candidatura questo non dovrebbe esserci poi sulla,
sulla eventuale elezione fare tutto questo, perché se non sei, se non sei eletto poco devi rispondere dell'attività pubblica al cittadino, no? Allora, prima volevo rispondere alla signora di prima che chiedeva per quanto riguarda l'esenzione del ticket. L'ufficio qui a Trieste è sempre quello di Piazza dell'Ospitale 1, che sarebbe al Maggiore, no? Sì, il centro all'Ospedale per, Maggiore. Il piano terra dopo il centro prelievi, questa è l'indicazione. Però magari ci informiamo nel dettaglio, chiamando anche la SUGI, se sono previste delle proroghe, degli spostamenti in avanti, insomma, perché durante tutto il periodo della pandemia ci sono spesso c'è queste... un cambiamento continuo, c'è un'evoluzione è difficile anche stare dietro se non sei del settore, no? Comunque il luogo dove andare è proprio quello del, poi ci sono anche gli altri punti, no? A Muggia, nella Sugi, cioè, per Trieste e l'Ospedale Maggiore, insomma, in altri luoghi. Allora c'è la telefonata, la sentiamo subito. Pronto, buongiorno. 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 Chi parla buongiorno, con voi? Carissimi. Buongiorno. Signora Laura, noi ci conosciamo riguardo le ex COP, soci delle ex COP. Come no, certo. Partecipava anche a lei, quante volte mi ha interrogato. Sa qualcosa di novità se dobbiamo andare da consoli ancora a firmare? La Cagliaffa Caterina ha detto qualche novità. L'anno scorso abbiamo firmato per via della prescrizione. Sì. Quest'anno... Allora, so che come novità l'ultima di cui ero informata era un annuncio da parte dell'assessore Zilli, assessore regionale alle finanze, di una predisposizione proprio di questo piano di compensazione, non so come chiamarlo, questo, esatto, per tutti i vari soci che non avevano ottenuto naturalmente tutti i loro soldi investiti nelle COP operaie. E quindi so che l'assessore aveva detto che ci sarebbero stati dei fondi in più da parte della Regione per questo scopo, sia per le cooperative operaie di Trieste che per quelle della Carnia, però le procedure stavano, insomma, erano sì, in via di definizione. Bisogna seguire l'iter proprio... legislativo, se poi è stato pubblicato su Buro o meno, ecco, cioè, bisogna quindi... seguire questo e poi... Sì. Quindi questa è l'ultima novità di cui sono a conoscenza, altre cose al momento non ci sono per quanto riguarda i soci COP, almeno così a me non risulta, però continuiamo a seguire la vicenda, sicuramente l'abbiamo sempre fatto fin dall'inizio. Ma no, ma questo era stato fatto con l'assestamento di bilancio, esatto, mi sembra, della Regione, proprio... questo adesso bisogna dare... L'assestamento il Consiglio regionale lo ha approvato, per questo bisogna dare adesso il tempo all'assessore di poter costruire la delibera su come poi devono avvenire anche questi rimborsi, questi soldi che devono essere dati, che devono essere dati ai cittadini. Secondo me bisogna un po' seguire. Una breve domanda, signor Panteca. Sì, prego. Prego. Signor Panteca, io non so quanti anni che devi essere, ma il molo settimo l'abbiamo aspettato 20 anni per la costruzione, ora abbiamo finito il molo ottavo, tutto bene, però la rampa non c'è, i camion passano per la via Svevo e la via Dalviano. Ho capito, ma su quello... e non abbiamo la strada, grazie. No, ho capito, conosco questo problema, ma l'abbiamo affrontato anche diverse volte. E adesso questi tipi di opere particolari non possono essere fatte da un momento all'altro. Noi ci siamo resi conto da quando è stata aperta la stazione, la stazione, non la stazione logistica, la parte, il nuovo molo, diciamo, dai. Che c'è un grande afflusso di camion, non possono transitare tutte dalla via Italo Svevola di fronte alle Torri d'Europa, bisogna fare una rampa di accesso direttamente all'autostrada, ma su quella gli uffici se ne sono già occupati, l'hanno progettata, purtroppo non è un'opera che possiamo fare da un momento all'altro, passa un po' di tempo, c'è un iter di approvazione progettuale, poi l'assegnazione della gara e poi si fa la rampa. Questo
non le posso assicurare o dire quando verrà fatta, quando verrà. Comunque diciamo, è nei piani dell'amministrazione, si è già attivata, ci stiamo lavorando e non appena sarà possibile sarà anche realizzata. E così togliamo tutto il traffico da quelle vie, insomma, che non mi sembra, mi sembra inopportuno, mi sembra. E poi faremo anche là della, giusto per poi completare il discorso, là, della, là delle Torri d'Europa, proprio l'uscita della, della parte dei campi, là sotto, sotto la, il ponte ferroviario, là ci sarà, sarà realizzata, l'abbiamo già prevista, ne stiamo, fa parte del piano delle opere, una rotatoria appunto per eliminare tutto il problema che c'è in quella, e la pericolosità più che altro di quella zona. È quello infatti è il punto proprio principale, no? Certo, poi se lei mi dice quando sarà realizzata, e in questo momento non glielo so dire quando, perché bisogna dare il tempo, come dicevo prima, agli uffici di progettare e poi fare le varie gare e partire poi con i lavori. Grazie della telefonata e buona giornata al nostro telespettatore. No, beh, è importante che queste telefonate ci siano, perché poi le informazioni ai cittadini debbono arrivare. Certo, se arrivano la facciamo domani, questo non va bene, perché è vero che siamo in campagna elettorale, potremmo dire di tutto e di più, però bisognerebbe dire al cittadino, che sono, vedo che sono molto attenti i nostri cittadini, ci seguono molto. Bisogna dire quelle, come stanno le cose, insomma, l'iter sono questi da seguire. E sicuramente noi ci siamo già occupati, ma già un 7-8 mesi fa, e questo è già in programma, realizzeremo anche questi lavori. Allora, c'è la mail di Claudio Visintin, che è un nostro amico, e dice: mia domanda a Panteca. Ieri ho assistito a Lignano a un concerto nella notte di San Lorenzo con artiste tutte donne contro la violenza sulle donne. C'è stato un intervento di una rappresentante del centro antiviolenza, la quale, ahimè, diceva che le donne che si rivolgono al loro centro di Pordenone sono in aumento, addirittura 240 l'anno. Chiedo al suo ospite se ci sono centri a tale proposito per la tutela delle donne a Trieste e dove. Sarebbe un messaggio sociale da divulgare, un argomento discutere sicuramente in campagna elettorale. Io dico poi: la donna non si tocca, la donna si ama, sono la parte migliore della nostra società. Grazie Claudio per questo bel messaggio, per questa sensibilità. Effettivamente c'è il centro antiviolenza del GOAP, no? Sì, c'è a Trieste che si occupa di questo. Sì. Eventualmente si possono fare anche degli approfondimenti su questo, che ha ragione quando dice che c'è stato un aumento. Questo è vero. È stata la questione del lockdown che un po' incentivato queste cose. Ha fatto aumentare, certo, è vero. Però al di là di tutte queste considerazioni, io dico sempre, e al di là che la donna non si tocca, bisogna rispettare l'essere umano per quello che siamo. Tutti gli esseri umani. Bisogna rispettare che sia uomo, che sia donna, che sia quello che vogliamo noi. Bisogna rispettare continuamente, la violenza non ha senso, non ha, perché solo rispettando gli altri riusciamo anche a far rispettare noi stessi. Poi ovviamente dobbiamo vigilare su questo, è un tema che lo possiamo portare anche in campagna elettorale, ma non solo in campagna elettorale, perché portarlo in campagna elettorale secondo me significa sì parlarne in questo momento, ma poi cosa abbiamo fatto? Noi dobbiamo fare degli atti concreti, dobbiamo vedere cosa, come, che iniziative possiamo intraprendere per evitare questo e fare degli atti concreti per venire incontro a questo problema e risolverlo. E fra l'altro, insomma, abbiamo trovato anche il sito, no, del centro antiviolenza, ci sono tutte le informazioni proprio per contattarlo se c'è bisogno, proprio hanno un sito molto, molto attivo, qui nella home page ci sono tutte le modalità, hai bisogno d'aiuto, vuoi essere d'aiuto, mettiti al sicuro, insomma ci sono tutte le informazioni. Sì, lo conosco perché ci vado anche spesso, vado a vedere, anche per rendermi conto delle problematiche che ci sono, no? Infatti. Ma noi dobbiamo fare anche molto una campagna di sensibilizzazione, ma sul rispetto non solo dell'essere umano, ma su tutto, perché l'educazione civica manca anche su questo. Una volta c'era più educazione civica su questo, il rispetto del prossimo si sentiva di più,
Oggi tutte queste cose, o sarà questione dei social, sarà quello che vogliamo, sarà anche colpa nostra stessa, perché l'educazione che noi diamo ai figli oggi, secondo me, non è paragonata a quella che veniva data ieri. Noi oggi i figli li facciamo andare, li facciamo educare da soli quasi, tante famiglie non li seguono. Allora, sai, tutto poi è collegato su questo. Assolutamente. Se questo non c'è, ovviamente si riverbera poi su tutte le altre questioni sociali, no? Compresa che poi appunto questa si incrementa la violenza sulle donne, oppure sull'omofobia e la discriminazione, allora, insomma, poi alla fine è l'educazione che dobbiamo dare, ma più che altro la sensibilizzazione del rispetto del prossimo. Verissimo, ed è in via San Silvestro 5, quindi se volete saperlo, insomma, ma trovate tutte le informazioni anche su internet, sul loro sito, il GoUp Centro Antiviolenza, ma al di là di questo giustamente è proprio una questione di educazione all'interno proprio delle famiglie, come diceva il nostro ospite, giustamente. Allora, c'è un'altra telefonata, la sentiamo, poi ci sono diverse mail. Pronto, buongiorno. Pronto, buongiorno. Buongiorno a lei. Buongiorno signora Laura. Buongiorno. E buongiorno il presidente Panteca. Buongiorno. Che ho avuto modo di conoscerle in quanto ha ufficializzato il matrimonio di mio figlio 3 anni fa. Che quindi bello. Ho un bellissimo ricordo del signor Panteca. Bene. Volevo commentare solo un attimo la telefonata di poco fa di quel signore che continua in modo arrogante a dire la storia del trattato di pace, no? Allora. Sì. Queste persone che vogliono ogni giorno sottolineare la faccenda, adesso hanno l'opportunità con le elezioni comunali di dare il voto a quelli del territorio libero, che poi alla fine ogni volta quando ci sono le elezioni non riescono ad avere quasi neanche un rappresentante. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che c'è poco seguito, no, a sta cosa qua. E poi nel modo arrogante in cui si è espresso il signore verso il signor Panteca dà fastidio sentire, ecco, tutto qua mi dà fastidio, come a me, come a tanti altri. L'arroganza sentire... dà sempre fastidio. No, l'arroganza non mi piace, nessun tipo di qualunque persona ha, siamo in democrazia, si può esprimere, ma in modo corretto e diciamo giustamente, senza arrivare a modi proprio così di arroganza e anche rivolgendosi diciamo all'interlocutore giusto, no? Perché ecco, è appunto, giusto appunto, proporre le proprie idee, modo però di accusare il Presidente del Consiglio di non essere informato, appunto. Adesso avranno modo di violare la legge, di violare ecco, la legge, violare la legge è una cosa intollerabile da ascoltare, infatti, sì, adesso avranno modo di esprimersi e vediamo quanto seguito avranno. Comunque auguri a Di Piazza, di cui sono un'elettrice da sempre praticamente. Mi auguro che vinca anche questa tornata elettorale, proprio con tutto il cuore. Saluto la signora Laura, sempre gentilissima, e saluto il signor Panteca, altrettanto gentile. Grazie buona a lei, giornata signora. A tutti voi e buon lavoro. Buona giornata a lei, grazie davvero. La signora ha ragione. Beh, io ho scoperto il sindaco di Piazza, io come sapete sono nuovo della politica, ma mi ha entusiasmato molto. Lo immaginavo già dall'inizio quando l'ho conosciuto, perché sentivo parlare di lui. Mi sono voluto candidare espressamente con la lista di Piazza, perché credevo nell'ideale della lista di Piazza e credevo che ci fosse anche un leader importante, un leader che ci dia molto alla città. Ma questo l'ho scoperto approfonditamente, ma dico anche con orgoglio. E veramente, guarda, il nostro sindaco, ma non perché è il mio sindaco, perché io faccio parte della lista, perché se mi trovassi in un altro posto direi la stessa cosa, ma è veramente un uomo eccezionale sotto l'aspetto di attaccamento alla nostra città per quanto riguarda il bene dei cittadini di Trieste, ma anche il bene di tutte le varie opere che lui fa. E lo dico con sincerità e con rispetto, perché il nostro sindaco merita che noi gli diciamo questo, e lo dico anche orgogliosamente. E con lo stesso sentimento dico anche che mi ricandiderò con lui, perché mi ha fatto scoprire anche
Io sono un uomo istituzionale, per carità, sono molto per le istituzioni. Mi ha fatto riscoprire tante, tante piccole cose, tanti elementi di fare bene degli altri, di lavorare per gli altri. Bene, avendo riscoperto ancora di più questo, e mi dà ancora un'ulteriore carica, no? per sostenerlo e sostenere ringraziando. Volevo anche ringraziare i cittadini di Trieste che mi hanno eletto, mi hanno votato nel 2016, che mi hanno dato l'opportunità di lavorare per questa città, perché non a tutti viene data la possibilità di lavorare per la città. Credo di aver fatto il mio, ho dato il massimo dato, spero di poterlo dare ancora per 5 anni. Questo me lo auguro, poi insomma vediamo. Vediamo l'urna cosa ci dirà. Cosa dirà? Insomma, sarà una bella competizione, un po' anomala, sì, no? Certo. Poi così estiva, quindi lo stavo L'importante dicendo è che prima. La competizione sia sempre rispettosa dei ecco, ruoli. Questo e questo è importante. Ce l'auguriamo tutti, anche noi giornalisti, perché non è mai no, bello, perché è come prima, no? con il signore del Teletic che si esprime in quel modo. Questo non è la politica che si vuole, perché ognuno di noi può portare avanti le iniziative, gli ideali, insomma, quello dove lui crede, ma la deve portare avanti nelle sedi istituzionali e farli comprendere e apprendere alla cittadinanza e farli innamorare di quello che noi vogliamo portare avanti, perché anch'io in passato mi sono occupato di questo perché pensavo a una Trieste defiscalizzata, però... È un grande problema, c'è un grande ostacolo e principalmente è l'Unione Europea, per questo è difficile di far diventare Trieste un Lussemburgo, no? Perché poi alla fine è questo che noi vorremmo far diventare Trieste un paradiso fiscale, che le condizioni secondo il mio modesto avviso ci sarebbero. Però, sai, quando ci andiamo a scontrare con il mondo economico, il mondo europeo, ma anche il mondo mondiale, questo è difficile da raggiungere. Si raggiunge come? Lavorando, studiando e convincendo gli altri che Trieste è più importante degli altri. Che questo, si può fare, insomma, se questo non lo facciamo e lo vogliamo arrivare con le offese o con le minacce, con tutte queste cose, allora è difficile, no? Allora se cambiano passo, si comincia passo, a litigare fra me, di noi invece di restare uniti per raggiungere magari un obiettivo. Certo, no? Certo. E chi non vorrebbe Trieste di fiscalizzare? Un paradiso fiscale, Trieste, il nostro porto, no? Che poi le condizioni ci sono, cioè siamo l'unico porto, insieme mi sembra ad Amsterdam, l'unico porto d'Europa che ha le caratteristiche del Porto Franco per poter attuare insomma questo tipo di agevolazione. Patti ci scrive, leggo volentieri, proprio sulla Federazione del Territorio Libero di Trieste, dice: il 3-4 ottobre ci saranno le elezioni comunali di Trieste. La Federazione del TLT rivendica tra le altre cose la zona franca integrale, Trieste detassata, e il Porto Franco internazionale. Vota e fai votare per la nostra indipendenza, quindi un messaggio elettorale è legittimo, no? Altrimenti non lamentarti e continua a pagare le tasse non dovute allo Stato occupatore italiano. Insomma, questa è la posizione di Patti che leggiamo, perché è un atteggiamento, insomma, e c'è l'occasione, lo diceva anche lei, no? Al 3-4 ottobre di eventualmente appunto fare questa scelta. Chiedo ai signori del TLT, ci scrive invece il signor Roberto, come possono attuare i vari allegati del Trattato di Pace i nostri governanti? Da quanto conosco dell'argomento è solo l'ONU che può intervenire, non i nostri politici, che non hanno alcun potere in merito. Chiedo altresì come il signor Marques ci agirebbe una volta eletto sindaco, non potendo agire in maniera autonoma senza la nomina del governatore prescritta nel trattato. Insomma, questo lo chiederemo a Marques, cioè quando lo inviteremo nuovamente nel corso della campagna, ci saranno sicuramente altre occasioni. Chiede invece Alex al signor Panteca: esiste ancora l'obbligo per gli esercizi pubblici di pulire lo spazio di marciapiede antistante il loro locale?
sociale? Se sì, perché non si controlla? Stessa cosa per i condomini. In questo modo, se tutti lo facessero, le strade sarebbero pulite. Insegnamenti di mio padre. Beh, ha ragione, insomma, sarebbe... No, il regolamento comunale questo lo prevede. Lo prevede, insomma, infatti, è previsto, per esempio, sì, è particolarmente evidente in caso di neve, no? Di solito sì, se ne parla soprattutto in quell'occasione, però vale sempre, ha ragione il signor Alex. No, ma sono d'accordo, ma infatti uno degli elementi che ne sto parlando più volte anche con la polizia locale per vedere come possiamo fare intervenire, è un po' difficile, no? Però bisogna trovare i presupposti, perché, ma più che trovare il controllo perché devi pulire, serve l'educazione. Devo pulire perché è giusto che io pulisca, perché sì, casa mia deve essere pulita. Faccio questo è il messaggio. Se noi non facciamo passare queste cose, ma ritorniamo al discorso anche di prima, no? Perché come vedi, su ogni argomento, su ogni cosa, arriviamo sempre là, perché manca quell'educazione civica che ci permette di fare certe cose. Allora, se a mio avviso, dobbiamo molto lavorare su questo, sull'informazione e sull'educazione. Allora, una telefonata, pronto, buongiorno, chi in linea con noi? Buongiorno, per la quinta volta. Allora, la sentiamo malissimo, è sempre il signore di prima che aveva telefonato per primo. Allora volevo fare gli auguri a Di Piazza per la prossima riapertura, la risiera di San Saba, per noi Vax Punk. Cosa sta dicendo? Mi scusi, ha citato la risiera di San Saba, no? Ha citato a proposito la risiera di San Saba. Una volta gli ebrei, adesso noi Novax. Per i Novax, mamma mia. Sì, vabbè. I Vax fa un culo, no? Come che... Vabbè, chiudiamo qui la telefonata, insomma, voleva essere spiritoso, ma insomma non mi pare tanto divertente, insomma, questo intervento. Ma se il signore, invece... io adesso non l'ho capito cosa voleva dire, però se si riferiva alla risiera di San Saba perché... Ecco, in realtà non si riferiva a questo, essere... però è interessante quello che sta dicendo, ci sono dei lavori previsti, ma no? Sì, alla risiera. Ci sono alla dei risiera. Lavori previsti, specialmente nella parte esterna della risiera, per questo ne abbiamo già parlato, abbiamo fatto proprio una commissione dove su un sopralluogo dove l'assessore ci ha spiegato, non è una zona ristoro, diciamo, però è una zona dove sono le scolaresche, magari certo, metteremo delle panchine, adesso non mi ricordo cose che dobbiamo mettere, comunque per raccogliere queste persone, non farli girare per la risiera, magari col panino in mano, insomma, magari li facciamo sedere in qualche posto. Abbiamo creato questa zona proprio all'angolo, quella zona verde prima di entrare alla risiera. Sì, 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 c'è quella chiaro. Zona là. Ecco, quindi c'è anche non la possibilità... Non sarà un bar, non sarà questa cosa, però facciamo un... Però c'è un punto, ecco, insomma, in cui si può... Ci vuole un po' di dignità anche in questi vero, luoghi, insomma, anche di rispetto. Anche per le visite che sono giustamente molto numerose, ecco, no, da parte magari soprattutto... vorrà mangiarsi il panino, quelli può andare in questo ci posto. Ci sarà la possibilità, per perché dire, insomma... Questo è previsto. Fra le cose, diciamo, che la stampa poi ha dato più risalto, no? Su questo, allora... Per questa realizzazione che ci sarà, insomma, per migliorare anche l'accoglienza dei tanti turisti che vengono nella nostra città e che vogliono anche andare a visitare questo luogo storico. Certamente, è un obbligo di chi viene a Trieste andare a visitare i luoghi della memoria e i luoghi di ricordo. Stesso perché ricordando, per la folla di Basovizza, ricordando il nostro certo. passato, possiamo migliorare anche il nostro presente, penso. Ho conosciuto diversi turisti che hanno un bel ricordo di Trieste, che hanno visitato proprio questi luoghi della memoria e insomma è davvero dico anche i luoghi del ricordo però, del ricordo, infatti dicevo prima anche la foiba di Basovizza e tutto certo. quello che è legato insomma a questa parte della storia. Dobbiamo fermarci per una brevissima pausa pubblicitaria, ci rivediamo subito dopo, fra pochissimo. Vinto. Bentornati in diretta Sveglia Trieste. Allora, siamo ancora in compagnia del Presidente del Consiglio Comunale Francesco Panteca, che penso voleva replicare anche al signore perché non aveva capito bene. Non avevo capito che bene questa dicendo. Affermazione del avevo signore che nella risiera mettiamo i Novax. Questo
Questo non ci fa per niente onore su questo. Io la invito quantomeno a non esprimersi più in questi termini, perché non è corretto e resentiamo quelli che sono i diritti degli altri. Per questo io me ne guarderei bene di fare questa affermazione fuori luogo, d'altronde, insomma. Allora, abbiamo un'altra telefonata. Pronto, buongiorno. Chi è in linea con noi? Sì, buongiorno. Sono Enrico di Trieste. Buongiorno, Enrico. Una calda giornata della dottoressa Buccarelli all'ospite. Molto grazie, calda. Buongiorno. Fatto episodio accaduto 15 giorni fa nel boschetto di Trieste, su uno dei sentieri principali. C'era una squadra di pulitori che usavano in boschetto il soffiatore per asportare nelle cosiddette canalette laterali i pulviscoli vegetali. Camminando contro luce praticamente si vedeva circa 30 metri di nube carica di pulviscolo, che non è solo quello vegetale ma anche di tutte le porcherie che si possono trovare sia in boschetto che nella strada, ancora di più nella strada. Per attraversare questa nube, quindi per superare questa squadra, per fortuna avevamo le mascherine, essendo in boschetto, e abbiamo dovuto coprirci il viso a mo' di piccolo lenzuolo con un fazzoletto, perché non avevamo con noi gli occhiali antinfortunistici, in quanto si presume che il cittadino non sia obbligato a portarseli, mentre sono assolutamente necessari se si passa vicino a un soffiatore. Perché il problema non sono le vie respiratorie, in quanto le mucose nasali riescono a bloccare gran parte del pulviscolo, ma il problema sono gli occhi, che non hanno questo tipo di protezione per questo pulviscolo, quindi non è un problema semplice. Ma tutto questo, oltre naturalmente agli elementi minerali e metalli tossiconocivi che i soffiatori comportano. Ma il vero problema non è questo. Questo riguarda solo la salute di noi poveri cittadini. Il vero problema è che l'istituzione comunale continua a inneggiare la green economy, all'inquinamento, lotta all'inquinamento, lotta al riscaldamento, lotta alla produzione di CO2. I soffiatori hanno motori endotermici, mi sembra che sono addirittura motori a due tempi, quindi bruciano anche olio e quindi non solo producono benzene, ma producono anche idrocarburi aromatici che sono dannosissimi. Tanto è vero che i motori a due tempi non dovrebbero neanche più esistere. Perciò è un controsenso che un comune inneggi all'elettrico e permetta di usare i soffiatori. Buona giornata e buon lavoro. Buona giornata a lei, grazie dell'intervento. Ancora sui soffiatori. Sì, no? Sì, molto ringrazio per l'esposizione molto chiara che ha fatto il nostro telespettatore, ma io rinnovo l'impegno che ho fatto prima di vedere cosa possiamo fare per il prossimo futuro, non per il futuro, per il prossimo, perché parlare di futuro in queste cose vuol dire che passi tanto tempo e passare tanto tempo significa che magari per 2-3 anni continuiamo ad avere questo problema. Ne parleremo, vediamo di risolvere il problema, non dico entro l'anno, ma insomma di entro la primavera io credo almeno che il problema possa essere risolto, ma questo lo dobbiamo risolvere anche con gli operatori, con ERA, che poi è quella che gestisce tutta questa parte per conto del comune. È un dialogo insomma che va portato avanti, perché sono tante. No, grazie, perché lui il signore mi ha dato tante informazioni in più per questo. E lo ringrazio di questo. Lo ringraziamo, il signor Enrico. Passiamo alla prossima telefonata. Pronto, buongiorno. Ah, buongiorno. Sì, do assolutamente ragione al signore che ha chiamato adesso, perché in effetti anche le strade che puliscono con quei camion, con la spazzolatrice, sì, ok, puliscono la strada, ma tanto tutte le immondizie, la maggior parte delle immondizie vanno a finire nei tombini, nelle paritoie, e poi le paritoie non vengono svuotate, ok? E poi con l'aria che fanno queste macchine buttano tutto sui marciapiedi, e poi i marciapiedi chi li pulisce? Non era meglio il vecchio scova sin con la scova e col bidon, che era molto più pulita sta città, perché ci sono una roba... ancora anche quelli però sì, pochi, ma, però. Sono pochi, è vero, lasciamo perdere, ce ne sono troppo pochi. Poi un'altra cosa volevo dire, no?
come mai in porto assumono solo ragazzi di 18-19 anni, ok? Persona che ha tipo curriculum di 4-5 facciate, 15 anni sui libri a studiare, fa tutti i corsi non ti assume nessuno e assumono tutto ragazzini di 18-19 anni, il figlio di, il nipote di, il fratello di. Non è giusta questa cosa, questa non è meritocrazia. Non è giusta questa cosa qua, è ragazzi di 30 anni che si trovano a casa, cioè, capito, è assurdo, non è giusta questa cosa, non è giusta. Capisco che costano molto di meno i ragazzini. Ma, signora, dove diceva lei in porto, non ho capito. In porto, sì, porto, sì, tutti, Parigi, Pacolini, Summer, tutti quanti. Delle prove di questo di questa cosa che sta dicendo, no? Tutto ragazzini di 18-19 anni, va bene, che si beccano poi tra l'altro 1.800-2.000 euro al mese. E beh, allora non costano tanto meno probabilmente. Ok, però se prendono, questo significa che se prendono, signora, però se la politica di una società, quella che potrebbe essere il porto, no? È quella di assumere ragazzi di 19 anni, 20 anni, quello che sono, perché magari fanno una proiezione futura, qua non possiamo entrare nelle politiche questo mal costume un po' in tutta Italia, ma dipende, insomma, ci sono le aziende più virtuose, quelle meno. Sono comunque tutti figli di, nipote di, il papà è andato in pensione, il figlio prende il suo posto, non è giusto. Non lo sappiamo, ma non è quello, ma il costume che c'è un po' dappertutto. Appunto, no? Certo che non è giusto. Appunto, ecco. Questo non è giusto, se così non è giusto, ha ragione. Capisce? Poi allora, ci sono le guardie giurate, va bene, ad esempio io dico quelle del porto, ok? Che sono là 8 ore al giorno, 9-10 ore, vabbè, giorno, notte, sempre là, e si beccano 1.200 euro al mese. Non mi sembra giusto. E gente laureata, questo vabbè. Va bene. Grazie, okay, grazie, buona però, giornata. Però sono differenti le cose. Quelli che sono le guardie giurate, così come diceva la signora, sono dei privati e si attengono a quelli che sono i contratti nazionali. Infatti, questo non fanno. Diversamente l'autorità portuale, le assunzioni che fa l'autorità portuale prevedono che sono profili diversi, sì, anche loro fanno una politica aziendale, poi anche guardando il futuro, come dicevo prima, magari assumono ragazzi di 19 anni, come dice la signora, perché magari hanno in mente di fare una determinata politica. Esatto, non so cosa potrebbe quello essere. È legittimo, se la signora mi dice che assumono gli amici i figli di questo, i figli di quell'altro, questo non lo so. Io credo, almeno penso, che in questi posti si deve entrare per meritocrazia, insomma, questa è la cosa principale. Se questo avviene non lo so, poi anche su questo l'azienda privata decide di prendere quello che vuole, non ha l'obbligo come l'ente pubblico dove ci sono dei bandi di concorso e deve rispettare determinati canoni. Questo tipo di società fanno dei bandi interni e poi decide la società chi prendere, insomma. Su questo ci scrive Sara, dice: la signora ha ragione, chi ha 49 anni il lavoro non lo trova proprio, un posto di lavoro per l'età, siamo proprio tagliati fuori, no? Che magari no, ma su questo poi possiamo fare anche un ragionamento, per carità. Sulla questione dei 41, una persona più avanti va con l'età, più difficoltà è sempre più difficile a trovare. Quando perde il lavoro poi reinserirsi. Ecco, ma noi dovremmo proprio intervenire proprio su questo, ma non sui bandi di concorso, perché sui bandi di concorso secondo me è difficile intervenire, specialmente sull'ente pubblico, a avanzare così tanto in là con l'età, no? E bisogna intervenire con altre politiche. Sulle assunzioni che il governo si dovrebbe far carico per permettere a queste persone che hanno un'età avanzata, diciamo, lavorativa, diciamo, no? Perché uno ha 49 anni, insomma, è molto ma molto giovane, cioè creare delle politiche
appunto per permettere anche a queste persone di entrare, di essere privilegiate in qualche modo nel modo ad entrare nel mondo del lavoro. Questo è importante, perché il lavoro ci dà solo che dignità ci dà. Verissimo. C'è Giampaolo che ci scrive, no Roberto mi scusi, volevo complimentare col Presidente Pantega per la sua competenza istituzionale, per la sua comunicazione educata, professionale e rispettosa, tanti esponenti politici dovrebbero prenderlo ad esempio. Grazie, bene, insomma, mi lusinga con queste con questi complimenti che mi fai, signore. Benissimo. Invece Giampaolo scrive: Trieste, nota città con un sanatorio dove la tubercolosi era tantissima, usano i soffiatori. Ancora torna sul tema. Sì, insomma, sì, molto ci siamo già espressi sui soffiatori. Ritorno sul discorso di quelli che proprio ieri pomeriggio, ieri alle 2 di pomeriggio, sono arrivato a casa, c'era questa aiuola che stava pulendo, insomma, e quel signore, le affermazioni che ha fatto prima, i 3 metri, 6 metri, infatti, che sono, aveva perfettamente ragione. Perfettamente ragione, infatti. Allora, una telefonata, pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Pronto, è quasi Gianni, buongiorno. Gianni, buongiorno. Buongiorno signor Gianni, un sacco di tempo che non sento. Signor Presidente del Consiglio Comunale, visto che la me conosci e la conosci quel tratto di strada, sì. Mica ho già telefonato altre volte che siamo senza luce, completamente senza luce. Come? Ed inverno è un poco difficile, ecco. Se può dare a fare qualcosa. Ma senza luce, mi ricordi Gianni in che via? Via Fra Paolo Naldini. Ma sì, il signor la conosce. Conosco bene la via, ma mi sembra strano che non ci sia luce, non ricordo. No, questo. No, ma guardi, stavo. Se può dire che sono nato qua. La luce c'è solo là dei ferrovieri. Sì, no, ma so che sono venuto anche a trovarla per vedere, sì, abbiamo risolto il problema del numero civico. Là. Sì, 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 per quello devo telefonare. Perché la conosci, perché spiegare, è un poco difficile, no? Allora sì. Lei la conosce, quella via, quel tratto che è 250 metri circa, che arriva alla mia casa, che lei non l'aveva voluto venire dentro per bere la birra, e mi dispiace, però volevo dire, quel tratto là è sempre senza luce. E dopo che devo dire un'altra piccolezza, che tanto piccolezza non c'è, perché siamo come la canzone, un buso in mia contrada, in mezzo verso il numero 16 c'è un buso piuttosto grande. E se sei auti allora va un poco più a destra, ma se non sei auti va in centro e qualche dunque le due riove può cascare. Questo volevo segnalare, che dopo potessi parlare altro, ma non voglio parlare. Se sarebbe possibile, sempre se è possibile, sulla linea ferroviaria, almeno su quel tocco che conosco io e che la conosci lei, manca l'acqua. L'acqua perché tre settimane fa una signora, mi aspettavo mia moglie per darle una mano per la spesa, sulla linea ferroviaria, e era una signora barcolante. E io ho detto, signor, sempre distante, cosa la va? La guardi, mi sento male, la va un bicchiere d'acqua. Allora mi l'avevo portata a casa mia, che lei la conosce, che c'è il giardino, l'avevo fatta sentare, l'avevo dato il bicchiere d'acqua, e dopo con la senda via avevo dato ancora una bottiglia d'acqua, perché casomai se doveva ciappare di nuovo. Ecco, questo volevo dire, che se un poco importante. Va bene. Alla dottoressa, la cara dottoressa che avevamo oggi sullo schermo, che dico che Galaucas è un posto lontano, perché avevo fatto un'email e non la capiva cosa che vuol dire Galauca. Galauca, ecco. Galauca è un posto lontano. Però si riferiva anche a un posto a San Giacomo, se non mi sbaglio. Sì, ma però quella era la vecchia Galauca. Per dire, è chiaro, sì, quello l'avevo nella storia triestina, certo, che sono un pochettino scabroso. Quello l'avevo compreso, sì, non ricordavo esattamente dove si trovasse proprio quella zona, insomma, però poi l'abbiamo chiarito anche con qualche altro telespettatore, se non mi ricordo male. Ah no, perché dopo dove sto andando via, non so. Ho capito. Al signore che dico, detto io,
che mi lo vota Bettio, che fine che ha fatto? Perché non lo vedo mai. Non lo so, perché Bettio una volta faceva parte della lista di piazza, poi si è trasferito, adesso fa parte della Lega, per questo non riesco a seguirlo più di tanto. Allora, ma comunque è sempre in consiglio comunale. È sempre in consiglio, quindi ancora insomma, sta portando avanti quelli che sono i signor Gianni, però io adesso le faccio io una richiesta, sì, signor Gianni. Io mi occuperò di questo, però io l'aspetto nei miei uffici, ma entro il mese di agosto, perché poi inizia la campagna elettorale, non è bello a ricevere delle persone all'interno dell'ufficio, e poi magari si parla anche di questo. Perché lei, signor Gianni, è una fonte di saggezza, una fonte di storia di Trieste, perciò volevo affrontare alcuni argomenti con lui e parlare di Trieste, ma su alcune cose. Volentieri, però la vedi, mi sono un poco costretto così per gli anni a avere dei alti e dei bassi. Allora se mi chiedivo venisse volentieri, adesso potessi parlare tutto il tempo, no? Anche almeno due ore ci dobbiamo prendere. Sì, comunque se lei mi lascia l'indirizzo e mi se posso vegno. Bene, dai. Bene, allora, organizziamo dopo, allora. Dopo la chiave le do il numero di telefono della segreteria, così poi viene. Perfetto. Quando abbiamo un po' di tempo. Una bella roba che ho sentito ieri del signor Slocar, sì? Che Teti e Venere viene messo l'acqua. Ah, ecco, questa proprio è una buona notizia. Assicurato. Questa è una buonissima notizia, è vero. Ringrazio, scusate che l'avevo fatta lunga. Ma si immagini, Gianni, grazie, buona giornata a lei, un abbraccio. Arrivederci Gianni, buona giornata. Ci scrive nuovamente Claudio, dice si scusa perché il secondo intervento, però Claudio Visentin, però per il suo tramite mi rivolgo a una voce storica, il signor Gianni, che non ho la fortuna di conoscere, scrive Claudio Visentin, e dice grazie per le sue dotte importanti informazioni storiche e attuali su monumenti, statue, fontane, strade e slarghi della nostra bellissima città di Trieste, e la prego alla fine di ogni suo gradito, di più apprezzato intervento, innanzitutto della conduttrice, dal conduttore di turno, degli ospiti presenti, di noi telespettatori tutti, di non più scusarsi, citando le sue parole, domando scusa anche oggi godito le mie monade, è vero, lo dice sempre il signor Gianni, ma insomma è anche un po' il suo segno distintivo e spiritoso, certo, signor certo, Gianni, no. Veramente, non come altri. Ma lui è un po' la memoria storica, questo è importante, no? Sì, è vero, infatti, quindi questo è importantissimo e accogliamo sempre con affetto le sue monade, come dice lui, no, assolutamente, le sue dichiarazioni qui a Sveglia Trieste. Allora, abbiamo un'altra telefonata. Pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Pronto, sono io. Sì, buongiorno. Ah, buongiorno, dottoressa Buccarella e il suo ospite. Senta, buongiorno. Io sono Sonia. Sonia, buongiorno. Senta, ho tentato tante volte di telefonare, ma non ho mai preso la linea. Io volevo solo un'informazione per gentilezza. Dica pure. Io sono una over 70 e ho un problema per andare a trovare mio marito al cimitero, perché una volta c'era la navetta che portava le persone che avevano problemi. Io ho problemi di deambulazione, di vista, quell'altro. Adesso io sono vaccinata, ho il Green Pass, praticamente mi hanno detto, ho telefonato al cimitero, mi hanno detto che per via del Covid che il servizio è sospeso. Allora, praticamente sono mesi che non riesco ad andare a trovare mio marito, a portargli due fioretti, questo è il fatto. Dato che Trieste è una città di anziani, dovrebbero appunto avere questo mezzo per poter, diciamo, se una presenta il, come si chiama, la vaccinazione, io mi sono stata vaccinata due volte e col Green Pass penso che non c'è problemi anche con la mascherina, diciamo. Penso che le persone anziane, soprattutto quelle che vanno in cimitero, sono trascurate, quelle che non possono camminare, che non possono. E questo è il fatto, il problema. Ed è un problema importante, vorrei una risposta, ragione. Perché questa fa parte dell'azienda, diciamo, come si chiama, l'SPA, credo, no? Diciamo, adesso non so, io non mi occupo di...
E quindi cercare insomma in qualche modo di ripristinare questo servizio, almeno anche con il Green Pass, con tutto il rispetto delle regole. Io non so, guardi, proprio siamo trascurati, non è solo io, ma sento altre persone della mia età, va bene 76 anni, che hanno questi problemi, che non riescono ad andare a trovare il proprio caro. È inutile, adesso non so. Vorrei una risposta, grazie molto. Grazie gentile. Sonia, intanto un abbraccio, buona giornata a lei, ha ragione la signora intanto, Sonia. Certo che ha ragione la signora, intanto io partirei con il presupposto che è un diritto di qualunque cittadino andare a trovare, è un dovere delle amministrazioni permetterle di andare a trovare i propri cari all'interno del cimitero. Fatto questa piccola premessa, se il servizio è stato sospeso, ci saranno sicuramente delle agevolazioni per poter entrare magari con la propria auto per andare a trovare i propri cari. Per questo io la inviterei, io adesso mi informerò quando magari verrà riattivato il servizio e poi magari lo comunico alla conduttrice e mi attiverò su questo, ma io comunque credo che se lei si presenta, deve essere così, se lei si presenta all'entrata del cimitero di Sant'Anna, mi sembra che sia, chiede agli operatori che lei deve andare a trovare il suo caro per portargli un fiore, bene, devono metterla in condizione di poter andare, di poterlo fare, perché è un suo diritto, signora. E dica pure che gli ha detto il Presidente del Consiglio Comunale. Sicuramente ha ragione la signora Sonia. Allora grazie per aver telefonato, grazie anche a lei. Poi per ovviamente la risposta, noi attiviamo quel servizio, che non vogliamo che ci sia, che siano le rive, no, all'interno del cimitero, sono tutte queste macchine che vanno su e certo, giù, però insomma se un servizio è stato disattivato per un determinato problema, bisogna poi permettere a quelle persone che vogliono andare a trovare i propri cari insomma di poterlo fare. Volevo dire alla signora che al cimitero la navetta c'è nei sabati di agosto, massimo una persona alla volta, provi a chiamare la portineria, ecco, quindi la possibilità c'è, magari è molto ridotta e forse questo può rendere scomodo già insomma la visita a una persona che ha già problemi di deambulazione, però c'è. In termini di pandemia ovviamente ci sono delle restrizioni, ma poi tutti quanti ci dobbiamo adeguare, no? Però deve esserci, quindi sabati di agosto può andare massimo una persona alla volta, quindi basta chiamare appunto la portineria lì del cimitero di Sant'Anna oppure presentarsi anche lì nel sì, sabato appunto. Magari presentarsi, magari le diranno guardi signora, noi facciamo questo servizio, lo facciamo di sabato, ma che poi magari va di sabato o va un altro giorno, secondo le indicazioni che le daranno, no? Allora, un'altra telefonata, pronto, buongiorno, poi dovremo andare in pubblicità e sarà conclusa insomma la prima parte della nostra trasmissione. Pronto, buongiorno. Sì, pronto, buongiorno. Buongiorno a lei. Non so se sentimo. E un saluto a tutte e due. Telefono zona ex Maddalena. Ah, ecco, una residente. Sì, hanno fatto molto bene, complimenti, hanno fatto bene per loro, perché tutti quei milioni non hanno cittadini anche un centesimo, solo la difficoltà. Soprattutto adesso un cittadino deve dormire con le finestre chiuse di notte. Perché? Le finestre esistono a una casa, si sa perché, ma è possibile fare un complesso del genere senza prevedere come e cosa? Hanno montato tre centraline o tre frigoriferi, io non so sinceramente cosa sono, e quindi ci sono in funzione 0,24 già da una decina di giorni, e dall'altra parte hanno fatto molto bene, sì, a loro hanno fatto molto bene, ma noi adesso cosa facciamo? In ho più, capito, è un fastidio. Hanno imposto un'altra centrale elettrica sotto il nostro palazzino, a 5 metri distante dalla palazzina, con sicuramente 30, 40, 50 kilowatt, cioè 1000 volt. Chi soffre in quella zona? I cittadini. Lì è costruito un complesso, il Presidente del Consiglio lei sa molto meglio di me, che è costruito quel complesso senza un progetto. Io ho visto qualsiasi lavoro del genere, anche di 3, 4, 5 mila euro, deve predisporre un progetto alla porta dove fai i lavori.
Questa ma impresa, dica, sì, quello che non ho capito, queste... ma io non ho visto in due anni, tre, nessun cartello col progetto come viene costruito all'interno, mi dica. Mm. No, dicevo, lei mi parlava di centraline, ma sono rumorose, c'è solo un impatto ambientale secondo lei e non corrispondente alle, o altro, perché questo non capisco, perché per i rumori devono per forza attenersi a quelli che sono i regolamenti, altrimenti noi li facciamo chiudere o li dobbiamo fare. Per i rumori. Allora ne parlerò di questo perché devono, mi sembra strano, se, però sì, devono attenersi al regolamento comunale. Comunque in ogni caso insomma, è vero, quindi non possono superare un certo livello di decibel, no? Questo in sostanza. Può essere no, altrimenti allora, noi non gli diamo le autorizzazioni. Infatti, che... altrimenti appunto, comunque i progetti ci sono. Ecco, sì, i progetti ci sono. A me dispiace che ovviamente magari una parte dei cittadini abbiano questo di problema. Però io penso, dico al Signore, penso che quella zona sia molto più vivibile adesso. Poi anche più visto nella parte di però, cemento. No? C'è anche questo problema e se non ne so tiene conto. Non so se avete conto, visto, insomma, anche nella parte di cemento hanno fatto tutte queste pareti verdi, no? Perché questo è anche importante per l'ambiente, per l'impatto su queste cose. Mi dispiace, comunque mi informerò di questa cosa. Stamattina stessa appena rientro in ufficio mi e teniamo chiamerò conto anche di questo perché può essere sicuramente un disagio per chi era abituato a un certo tipo insomma di così qualcuno sicuramente impatto. Avrà un piccolo disagio sicuro come questo signore ha questo rappresentato e sicuramente sì però con le novità però va tenuto conto insomma di però questa bisogna il disagio ci deve essere sì ma ecco, però deve corrispondere a quelle che sono le regole perché se, le regole se andiamo leggi, oltre le regole ovviamente bisogna adeguarsi limiti, altrimenti bisogna intervenire subito. Allora grazie al Presidente del Consiglio Comunale Panteca per essere stato con noi questa mattina, lo ringraziamo e lo invitiamo a tornare a trovarci presto qui a Sveglia Trieste. Poi io aspetto un vostro invito, aspetto, sono a vostra disposizione, ma più che altro sono a disposizione dei nostri cittadini perché bisogna rispondere, poi magari in futuro entreremo anche nel merito, in futuro, insomma, prossimo futuro, già domani quasi, entreremo anche nel merito della campagna elettorale, insomma, e cominciare a parlare un po' di quelli che sono i nostri intendimenti per i prossimi 5 anni. Intanto vogliamo concludere quelli che sono un po' tutti i lavori iniziati, questo è una priorità assoluta per noi. E ce ne sono tante, ce ne sono, poi magari parleremo anche di questo, abbiamo fatto una piccola presentazione per quanto riguarda le opere pubbliche, insomma ne abbiamo tantissime, ma non dobbiamo parlare solo di opere pubbliche, dobbiamo parlare di sociali, che siamo i primi in Italia, parlare... Perché si vede e tra l'altro anticipo che ne parleremo molto di sociale lunedì con ospite in studio l'assessore Grilli. Ah ecco, è importante che diamo poi questa informazione perché la comunicazione, i cittadini devono sapere quello che noi facciamo, è importante che sappiano e poi decideranno quello che vorranno che vorranno ancora tenere come ad amministrare la loro città. Allora, grazie, torni presto a trovarci e noi ci fermiamo per un po' di pubblicità, fra pochissimo. Grazie ancora, arrivederci. Momento. Bentornati in diretta, diamo subito il buongiorno, la bentornata nei nostri studi a Sabrina Morena, consigliera comunale di Open FVG. Buongiorno a tutti. Grazie di essere qui, anche perché so che è reduce da uno spettacolo, no? Quindi, sì, sono un po'. Proprio ieri, anche ieri sera, no? Sì, ma grazie a voi, insomma, grazie, cioè, ci siamo. Ci siamo per parlare di tutti i vari temi insomma, che vengono affrontati, i temi relativi alla campagna elettorale, alla vita quotidiana, cittadina, come facciamo sempre qui a Sveglia Trieste e quest'oggi molti telespettatori hanno telefonato riguardo i soffiatori, no? Ancora questo sistema, hanno scritto anche delle mail per protestare verso questo utilizzo insomma, dei soffiatori per pulire marciapiedi. Sì, l'abbiamo anche già fatto
fatto presente sì. a suo tempo, in tempo di Covid, io avevo portato anche una mozione proprio per evitare l'uso dei soffiatori, soprattutto perché sollevano moltissima polvere. Devo dire, io poi proprio li vedo anch'io sotto casa mia, ecco. insomma, zona giardin pubblico, e quindi sinceramente penso che bisogna trovare un altro metodo, cioè, sicuramente dal punto di vista andrà pratico evidentemente sarà più veloce, ci saranno delle ragioni. Però è anche vero che solleva tantissime polveri d'estate, è veramente pazzesco, no? Poi se passano anche, non so, le persone vicino alle case, forse si potrebbe usare, io adesso insomma mi ricordo che c'erano delle possibilità di usare dei sistemi anche più ad acqua, no? Come fanno in altre città zone, d'Italia. Anche molto grandi, no? Prego? Anche molto grandi, molto più grandi di Trieste. Sì, in sì, qualche caso, appunto, no? C'è anche il lavaggio strade, molti mi facevano presente, in altre città c'è proprio il lavaggio strade, è chiaro che lì è periodico, devi spostare le macchine eccetera, però credo che possa essere importante. Devo dire, a me preoccupa anche per la salute dei lavoratori e delle lavoratrici, perché sono anche donne che fanno questo, usano questi soffiatori, perché è vero che hanno le mascherine, per carità, però sinceramente non credo che sia buono, anzi è provato che non è neanche positivo. E visto che poi, proprio perché oggi è una giornata sempre nera, no? Per quanto riguarda le morti sul lavoro, eccetera, i caduti, come dicono, penso che dovremmo un po' rivoluzionare tutto il tema della sicurezza sul lavoro, comunque aumentare l'attenzione, no? Proprio per, riguardo a questo tema. E devo dire che io sono insomma, veramente indignata, no? Per tutte queste morti, anche devo dire, il Piccolo ha fatto molto bene a pubblicare tutti i nomi delle persone, proprio perché non siano solo dei numeri, ma sono delle persone, delle famiglie, persone molto giovani anche, no? Mi ha colpito tutte queste donne che sono morte. Veramente. Davanti anche a questi macchinari. Possiamo anche vedere, non so se è possibile dalla regia far vedere proprio la, eccola qui, sì. Proprio basta. Ecco, no, tre morti al giorno sono tanti, troppi, no? Cioè, sono... Allora, evidentemente probabilmente anche il lavoro è aumentato, no? Questo da una parte può essere anche... È positivo che ci aumenti il lavoro, però di pari passo deve aumentare l'attenzione, no? E sembra che con l'ultima donna, l'ultima vittima, che poi sono appunto madri di bambini, Laila, di cose, Harim, eccetera. Immagino sì. si riferisca. Sì. Sì, Laila, come si chiamava? El Harim. El Harim. Lei sembra che avesse uno denunciato e che non fosse neanche preparata per usare quel macchinario. Per usare proprio quella macchina, quindi, esatto. E quindi veramente, insomma, sì, ci vuole più formazione, ci vuole più attenzione per tutto. Sicuramente insomma, su questi argomenti dovrebbero... Non è da paese, insomma, dovremmo veramente tutti prendere un attimo... Dovrebbero essere proprio considerati l'argomento principale, forse. Sì, anche, sì, no, credo che l'argomento sia appunto la formazione, momento. Il tempo, sì. Il fatto che non si possono... togliere i dispositivi di sicurezza, insomma. Poi è vero che quando si lavora a volte, no, c'è anche spesso il fattore tempo che entra, no, nelle questioni, però è veramente, sì, io non penso solo che sia una questione di, cioè è una questione sicuramente di controlli, ma penso che sia anche una questione di cultura. Sì. Proprio generale di chi lavora e anche di chiedere le garanzie e di naturalmente dei datori di lavoro, però certo, anche di garantirle. Un po' di tutti, è vero. E quindi insomma. Allora, abbiamo una telefonata, la sentiamo subito. Pronto, buongiorno. Buongiorno. Pronto, buongiorno. Buongiorno a lei, la sentiamo in lontananza, non so se può avvicinare. No, perché qua la mia zona non prende molto. Volevo chiedere, allora, sì. Una proposta per la pulizia delle strade sarebbe questa.
Non ho sentito, signora, una proposta per i marciapiedi e tutti puliti una volta alla settimana alla sera, con biglietti di sosta e spostamento di macchina. Capito, credo di aver capito, la proposta per pulire i marciapiedi la sera, una volta alla settimana, rimuovendo insomma le macchine. Sì, il lavaggio, lavaggio come fanno il lavaggio, a Milano, sì. No, penso. Chiarissimo, signora, grazie, grazie della proposta, è d'accordo, no? È quello che sì, è una cosa per cui bisogna abituarsi, organizzarsi, cioè tutto, ci vuole tutta una serie di... Non è così immediato. È importante, però penso che sarebbe importante, perché è vero che anche i marciapiedi, come dice bene la signora, non solo la strada, ma i marciapiedi sono sporchi, no? È vero. Quindi, infatti, insomma, dobbiamo anche, anche perché appunto poi c'è anche il tema delle deiezioni, no? Canine, che qualcuno pulisce, qualcuno no. E qualcuno insomma, no. E anche quello è un tema importante. Insomma. Infatti. C'è una signora che ci scrive, si chiama Ornella, e dice: volevo dire alla signora che ha telefonato prima per il cimitero che la navetta è stata riattivata. Sì, l'abbiamo già detto, ma lo ripetiamo volentieri. Riattivata la navetta per andare in cimitero in via sperimentale, ma solo di sabato dalle 9 alle 12, con eventuale accompagnatore. Le informazioni si trovano alla portineria per sapere esattamente le date, no? Tutte le modalità, insomma, per accedere a questo servizio. C'è un'altra telefonata. Pronto? Buongiorno, chi è in linea con noi? Pronto? Buongiorno. Sono Marisa. Marisa, buongiorno. Buongiorno, le ho già telefonato, buongiorno signora Laura e buongiorno all'assessore. Buongiorno. Io consigliera. Devo insistere sul lato dei marciapiedi qua da via Roma, via Carducci. Mm-hmm. Ci sono buche profonde. Io sono tutta disastrata, con il piede che mi si gonfio, buche. Ho avuto punti sul ginocchio, e cammino male, ho qua la schiena pestata, che sono caduta, e praticamente se possono riparare, praticamente fare i marciapiedi non costeranno miliardi, no? Che mandino qualcuno a riparare questi marciapiedi. Cos'è la famosa via Torre Bianca? Torre Bianca, sì. Via Torre Bianca. Valdirivo e via Machiavelli. Sì, chiaro. Sì, no, no, io una zona che conosco, anch'io ci cammino lì, no, ed è veramente un percorso. Io 9 anni. Ci sono sì, e io devo dire appena 3 anni fa praticamente. Tra l'altro era caduta una signora un pochi di giorni prima di me, e praticamente io l'ho aiutata a alzarsi, dopo sono caduta io invece dopo un paio di giorni. Sono 2 mesi che io praticamente non riesco a uscire di casa perché ho paura, perché mi sono fatta, dico, ho ancora il piede molto gonfio, i ginocchi che mi fanno male e le vertebre, insomma ho un poco di tutto, ho paura di andare fuori dalla porta, capisce? Chiarissimo, chiarissimo, quindi non è anche giusto, no? Dice lei giustamente. Sì, io devo dire grazie. Che appena arrivata in consiglio 3 anni fa, io sono entrata un po' dopo, l'ho denunciato subito, soprattutto quella zona lì di via Torre Bianca, appunto via Machiavelli, come diceva lei, anche perché, scusate, Borgo Teresiano, vogliamo essere la città turistica, e poi uno arriva e si trova le buche dappertutto, a parte, ovunque, cioè, sì. Oltre alla salute della signora, che dovrebbe essere la prima cosa, insomma, però mi ricordo che io l'avevo tirato fuori proprio in una situazione in cui si parlava di turismo e davanti a questa cosa qui. Allora, adesso tra l'altro io ho visto che si asfaltano le strade, ma come sempre... E questo è un problema proprio di questa giunta, non si pensa mai ai pedoni, insomma, e i marciapiedi ancora non sono fatti, c'è anche tutta la zona, tutti i marciapiedi di via Battisti sono impercorribili o comunque percorsi di guerra, tante altre persone si sono fatte male in piazza Sant'Antonio, dove c'è comunque il mercato, dove c'è così, che è dissestato anche questa piazza Sant'Antonio, fa parte delle svariate promesse della giunta di piazza, che appunto non è stata ancora fatta, come avete visto, e soprattutto anche lì le persone si fanno male e hanno un sacco di problemi, quindi cioè,
Io penso che sulla questione dei pedoni, soprattutto sui marciapiedi, per me dovrebbero essere fatti prima i marciapiedi e poi le strade. Mm. Ovviamente anche le strade, per il semplice fatto che c'è anche lì la sicurezza degli automobilisti e che è sicurezza di tutte. Però sui pedoni, cioè, camminiamo tutti, è una città molto bella dove si può camminare, le persone anche anziane possono comunque camminare, anche insomma non sono costrette a casa come magari in tante altre città è vero, d'Italia, che no? Presentano allora, problemi maggiori, no? Sì, infatti. Dobbiamo, insomma, tra l'altro fa anche bene alla salute, insomma, se non ti fai male, come infatti, è successo alla signora. Come è successo e come è successo anche ad altre persone, no? Lo diceva la stessa signora. Sì. Allora, dobbiamo fermarci per una breve pausa pubblicitaria, ci rivediamo fra pochissimo, ancora in compagnia di Sabrina Morena. Bentornati in diretta con Sveglia Trieste. Allora, siamo sempre in compagnia della consigliera comunale Sabrina Morena, che sta rispondendo alle vostre mail, alle vostre domande attraverso anche il telefono. Allora, c'è un'altra mail che ci scrive la signora Flavia. Dal 2019, scrive, sono iniziati i lavori di adeguamento delle barriere architettoniche dell'immobile adibito ad asilo in via della Fornace, scala Ferraris, scala Pallini. La tabella di cantiere indicava fine lavori 2020. A tutt'oggi il cantiere è aperto raramente, ci sono operai a lavoro in compenso, fa bella mostra di sé, un WC chimico, un container uso cantiere, la recinzione di stradale che porta via molti posti macchina. Chiedo gentilmente un'accelerazione per chiudere i lavori, faccio presente che molte volte i turisti passano per andare a San Giusto e non è bello questo cantiere semi abbandonato, insomma andrebbe un po' velocizzato. Via della Fornace, scala Ferraris, Pallini, sì, questo è un lavoro per un asilo, una scuola materna, credo, sì. Quindi speriamo, insomma, che sia possibile accelerare questo cantiere. Allora, buongiorno, la sua ospite è d'accordo che si dovrebbero vaccinare tutti i frequentatori del Parlamento e del Senato? Chiede così di getto Franco, sarebbe d'accordo con questa... Ma io devo dire... sarei favorevole per un, non so, un green pass obbligatorio, insomma, ecco, ecco, un vaccino, però capendo anche le ragioni, perché insomma io ho anche degli amici che, cioè, insomma, non voglio ostracizzare tutti, però sono dobbiamo... anche ragioni di democrazia, insomma, del funzionamento. Sì, però è vero che c'è anche un tema di protezione generale, insomma, della sociale. E anche forse dell'esempio, no? Che sì, io devo dire, faccio il mio esempio in questo senso, perché lavorando in teatro, perché dipende anche uno cosa fa, no? Certo. Allora, lavorando in teatro, uno si ritrova davanti al fatto che comunque i teatri sono stati chiusi per un sacco di tempo, no? Allora, davanti a questo fatto qui, non è meglio che siamo tutti vaccinati e possiamo lavorare? Perché per noi vuol dire lavoro e per le persone che vengono a trovarci e vedere gli spettacoli vuol dire anche sicurezza rispetto al luogo che frequentano, no? Quindi devo dire, c'è un tema proprio che riguarda il lavoro, no? Cioè, allora è vero che insomma, poi fino a quando possiamo permetterci di restare chiusi, no? Cioè, nel senso, se ci fosse un'altra ondata, la pagano alla fine le generazioni future. Esatto. E non è molto giusto, no? Cioè, anche in termini allora abbiamo economici. Fatto fronte a questa cosa qui, adesso va bene, è stata una pandemia, ci ha sorpresi, però davanti al fatto che uno ha lo strumento, no? Per evitare... No, o per evitarla, perché è vero che insomma i casi infatti, abbiamo visto adesso il contagio sarebbe velocissimo, ma il fatto che ci siano tanti, ci sono i vaccinati, comunque lo rallenta, no? Certo, infatti. Allora, cioè noi non,
insomma, non possiamo permetterci altri lockdown, né economicamente, io penso anche né psicologicamente. È vero, perché anche a noi, insomma, psicologicamente, certo, chiunque, non ha fatto bene a nessuno, penso, infatti, no? Sia per le persone anziane, no, i giovani, non se ne parla. Insomma, davvero, infatti. Sono un po' preoccupata per le scuole, devo dire, ecco, la verità. Tra poco partono, di nuovo, però c'è ancora lì, nuovamente chiarezza, no? Sulle regole. Sì. Insomma, secondo me c'è un po' di titubanza, ci vorrebbe una, forse, insomma, una decisione più forte. E c'è il tema sempre eterno un po' dei trasporti, che però anche lì non si sono fatti magari i turni, le cose, cioè, insomma, secondo me ci sono anche delle cose che organizzativamente si possono fare meglio, si no? Possono si può migliorare. Decidere che non so, a una certa ora vanno chi lavora, va negli autobus solo chi lavora. E chi va a scuola, già hai tolto, no? Chi, sì, chi magari non ha l'urgenza, non ci va, insomma, ci sono. Sì, ci sono tante situazioni così, però io penso che con i vaccini noi abbiamo la possibilità di superare questo momento comunque difficile, okay, che ci ha messo dentro, insomma, la storia, e credo che non dobbiamo scaricare sulle generazioni future e cercare di evitarlo il prima possibile anche, no? Certo. Vedremo, faremo, chissà quando. Farlo, no? Con, cioè, urgenza. Settembre, insomma, alle, certo, porte, infatti. Sappiamo benissimo che ottobre, dopo iniziano, no, le influenze, le cose normali, e quindi di nuovo così. Io devo dire, faccio un appello per tutti, insomma, però io non vorrei ritrovarmi che di nuovo, non so, a novembre mi chiudono il posto di lavoro, perché è proprio questo, è vero, no? Non è proprio così. Ti chiudono, infatti, il posto di lavoro e non lo puoi fare in smart working, no? No, perché ci sono lavori che no, non lo si fa possono... e allora può anche dire, vabbè, io non lo fa, sono in smart working, allora non mi serve, no? Ci sono dei lavori che non si possono fare con tutto anche che abbiamo, ecco, con tutto che abbiamo fatto centinaia di streaming, sì, eccetera, ma sappiamo, sì, benissimo che lo spettacolo dal vivo non può trasformarsi in streaming, ma così come tanti altri lavori, no? Cioè, pensate anche pensiamo ai ristoratori o tutti i pubblici esercizi, che anche loro comunque o hanno dovuto limitare o sono stati chiusi o sono stati, no, cioè, al bar seduti fino alle 6 di mattina, i coprifuochi, basta, abbiamo il vaccino, possiamo evitare tutte queste cose. Tutte queste cose che, insomma, non sono piaciute a nessuno, diciamolo, insomma, sì, a parte qualche... Sì, anche andare a trovare le persone, non so, banalmente, infatti, anche in ospedale, mamma scusate. Mamma mia, certo, cioè... questa è la cosa principale, forse. Non dimentichiamocelo. C'è gente che è morta da sola, cioè, o che è stata ammalata da sola, cioè, anche di infermità. Ah sì, per di più, perché secondo me bisogna anche dire che comunque sono rimaste indietro tante altre situazioni di persone malate o altre cose. È vero, cose. Quindi allora, dobbiamo recuperare anche non tutto COVID, questo. Cioè, è un grosso problema che dobbiamo affrontare. Col vaccino si può adesso evitare, evitiamolo. Evitiamolo, infatti. Allora, abbiamo una telefonata, poi dobbiamo andare in pubblicità. Poi avremo, vi ricordo, il collegamento con i giornalisti del Piccolo. Oggi c'è Piero Tallandini che ci commenterà, insomma, la prima pagina del quotidiano. Allora, pronto, buongiorno. Pronto, sono io? Sì, buongiorno. Buongiorno, sono Daniela. Daniela. No, tornando ai soffiatori. Soffiatori, sì. Molte volte, anche tantissime volte, sono proprio gli operatori, queste persone che ce li hanno in mano, che sarebbero da educare. Mi è successo pochi giorni fa, rientravo a casa, ero sul marciapiede via ginnastica, lì dove salgono la 25 e la 26, che è già un posto disgraziato, che c'era il camion, quello che spazzolava, e l'operatore col soffiatore. Io ero davanti al portone che stavo per entrare e mi ha soffiato tutto quanto addosso. C'erano io e la cagnetta che non riuscivamo più a respirare. Quindi anche, per favore, queste cooperative, visto che questi soffiatori maledetti non li tolgono, che almeno educano le persone. Che stiano almeno attenti, insomma, abbiano una certa sensibilità. Non è la prima volta che succede. Addirittura una volta sono stata insultata perché ho chiesto di spegnere. Capito. Purtroppo non ho visto il nome della cooperativa, se altrimenti denunciavo. Capito, signora Daniela. Beh, insomma, una protesta comprensibile, no? Quella della signora, sì, Daniela. Sì, io riporterò in comune questo tema. La cagnetta non riusciva più a respirare. Io avevo gli occhi pieni, per fortuna ero davanti al portone, sono riuscita a entrare velocemente e lavarmi la faccia.
e lavare tutti i vestiti anche. Per cui queste cooperative che usano queste persone o che li educhino, certo, o che non lo so. Comunque spero tanto che ricominci. Era bello l'anno scorso che non li usavano, che era tutto molto più pulito. Io abito zona via Petrarca, brava, eccetera. Era molto più pulito l'anno scorso, sì, dico la verità. Bene. Grazie Daniela, buona giornata. Buona giornata a lei. Signora, signora Morena, che mi piace molto. Bene. Porterà insomma questa. No, no, questa io lo riporterò assolutamente con un'altra mozione, perché è vero che cioè, poi il fatto, come dice la signora, che anche, come dire, non ci sia una convivenza se non altro, no, tra chi fa questo lavoro e chi insomma deve tornare a casa e poi anche pulirsi di tutte, cioè certo, quasi quasi per fortuna abbiamo le mascherine in questo caso, no? Perché, in questo però, caso sì, sinceramente a me però, è capitato di mettere qualche volta la mascherina proprio in questa situazione qui, però insomma sinceramente però sì, non dovrebbe essere no no no, ma secondo me si possono evitare un po' un incapponirsi su questo uso di questo sistema che in più persone, anche tutte le associazioni criticano, ambientaliste hanno detto che è un sistema che non va bene. Allora dobbiamo fermarci per una piccola pausa pubblicitaria, ci rivediamo subito dopo anche con il collegamento con il piccolo e poi sempre anche la nostra ospite in studio, le vostre telefonate. A fra pochissimo. Bentornati a Sveglia Trieste. Allora siamo in collegamento con Piero Talandini del Piccolo per commentare insieme la prima pagina del quotidiano. Buongiorno Piero. Buongiorno Laura, ben ritrovata, un saluto a tutti i telespettatori. Allora, grazie di essere qui in collegamento con noi per commentare insieme le notizie principali della città e della regione. Allora, la notizia principale in primo piano, insomma sulla prima pagina, è proprio questa partenza, no, dei controlli a campione sui Green Pass a Trieste. Lo ha annunciato il prefetto, dice una ventina di verifiche al giorno in bar, piscine e palestre. C'è anche il nodo dell'identità. No? E poi anche a Gorizia si farà la stessa cosa probabilmente oggi. Infatti, dunque anche nella nostra regione cominciano i controlli a campione sui Green Pass da parte delle forze dell'ordine. Abbiamo sentito ieri il prefetto di Trieste, Valerio Valenti, che ha spiegato le modalità che sono state definite nella riunione del Comitato Tecnico per l'Ordine e la Sicurezza. E, come ricordavi giustamente tu, a Gorizia la riunione analoga di coordinamento in prefettura si terrà questa mattina, quindi scattano questi controlli nella Venezia Giulia, che fa diciamo da battistrada in questo caso, ma sono controlli che ovviamente saranno fatti poi anche a livello regionale. Quindi qual è la decisione presa? Allora, sulla scia anche dei chiarimenti che sono arrivati dal Ministero, è stato ribadito che spetterà ai gestori il compito di vigilare sul rispetto della normativa introdotta per il Green Pass. E in tal senso verrà avviato anche un dialogo con confronto con la FIPE, quindi con l'organismo di categoria per quanto riguarda in particolare gli esercizi pubblici, in modo da avere direttamente dagli esercenti stessi un contributo, delle indicazioni su come vorranno procedere con i loro controlli. Ma le forze dell'ordine faranno comunque la loro parte, avviando queste verifiche a campione per accertare il rispetto della normativa, quindi non solo in ristoranti e bar, ma anche in palestre, nelle piscine, insomma ovunque sia previsto l'obbligo di Green Pass. Abbiamo chiesto al prefetto ovviamente di chiarire cosa devono e cosa non devono fare gli esercenti e i gestori, tema che certo, come noto è stato molto dibattuto anche a livello nazionale per quella che è l'interpretazione della normativa, che è stata alquanto divergente nonostante i chiarimenti che sono arrivati da Roma. E Valenti ci ha spiegato che esercenti e gestori non sono obbligati a verificare l'identità di chi mostra il Green Pass entrando in un bar o in un ristorante, anche se la norma lascia intendere che
potrebbero farlo se lo volessero, però non è obbligatorio per loro. Quello che invece è obbligatorio è essenzialmente verificare con l'apposita applicazione che chi si siede al tavolo o chi entra in una palestra sia in possesso della certificazione verde. E invece ricadono solo sul cliente. Sì. E le conseguenze anche penali di un uso improprio della certificazione. Cioè, anche questo è importante sottolinearlo, sì. Certo, per fare quindi un esempio pratico, chi esibisce il Green Pass di un'altra persona oppure una certificazione verde addirittura falsificata, ne risponde direttamente non solo con la multa, ricordiamo ci sono multe pesanti, perché partono da 400 e arrivano fino a 1000 euro, per chi è sprovvisto di Green Pass, ma in questo caso si va incontro anche al rischio di conseguenze penali, quindi certo, a denuncia per falso o addirittura per sostituzione di persona. E anche se in questo caso diciamo che la valutazione spetta ovviamente l'autorità giudiziaria. E a proposito di multe, ricordiamo quindi che chi entra in un locale, si siede e non ha la certificazione, rischia da 400 euro di multa in su. Lo stesso vale per l'esercente, perché a quel punto si dà per scontato che ci sia stato un omesso controllo, ma in più il titolare dell'attività rischia ulteriori conseguenze, perché c'è anche la sanzione amministrativa che può scattare in caso di 3 violazioni, e quindi lì si chiude temporaneamente l'attività da 1 a 10 giorni. Chiaro. Il Green Pass però non serve solo per entrare al bar, al ristorante, nelle palestre, nelle piscine, serve anche per entrare nelle case di riposo, no? Per andare a trovare i propri cari. Questo è un aspetto che è molto importante, che ci chiedono spesso anche i nostri telespettatori, perché ce ne sono tanti che appunto hanno parenti, congiunti in casa di riposo, nelle RSA. Allora, cosa bisogna fare appunto per accedere? Poi c'è anche il problema del fatto che le varie RSA fanno un po' ognuna ha le proprie regole, insomma. Mi sembra di capire. Sì, anche questo è un problema. Infatti, Laura, come sottolineavi tu, è un tema sicuramente molto sentito, e forse a differenza di quello relativo all'applicazione del Green Pass negli esercizi pubblici, se ne è anche forse parlato di meno anche a livello mediatico. È vero. Per cui abbiamo cercato in questo articolo di fare un focus, una panoramica su come le RSA nel nostro territorio si sono anche già portate avanti, disciplinando gli ingressi all'insegna della massima sicurezza, cercando di ridurre il più possibile il rischio di contagio, anche perché ricordiamo che a differenza delle case di riposo, le RSA nel nostro territorio sono una sorta di struttura intermedia tra ospedale e strutture residenziali come sono le case di riposo, per cui c'è la necessità di una stretta ancora maggiore e di un'attenzione ancora maggiore, e abbiamo visto che effettivamente da parte di questa struttura c'è un'attenzione molto molto elevata a evitare il rischio di contagio. Il Green Pass chiaramente potrà contribuire a riaprire ai visitatori queste strutture, però ci vuole la massima attenzione, e nel nostro territorio mostriamo che ci sono strutture che hanno adottato regole molto stringenti, ad esempio la Triestina Igea. Lì il solo Green Pass non basta, bisogna esibire anche il risultato negativo di un test anche antigenico. Anche il tampone, insomma, quello rapido. La struttura, aspetto molto interessante, è disponibile anche offrire gratuitamente il tampone al familiare, in caso ovviamente di una parentela stretta, e se non si fa il tampone comunque è necessario aver completato l'intero ciclo vaccinale per poter entrare, quindi non basta neanche aver fatto la prima dose, che come sappiamo comunque dà diritto ad avere il Green Pass. Sì. Poi abbiamo cercato di allargare il quadro anche con un approfondimento che riguarda le case di riposo. Ecco, lì non è indispensabile, come sappiamo, il Green Pass. È possibile comunque accedere alle case di riposo anche senza la certificazione verde per incontrare un parente, un amico, anche se ovviamente anche qui
c'è necessità di prestare la massima attenzione, le misure di prevenzione sono molto attente, dalle mascherine al distanziamento, si cerca di favorire gli incontri nelle aree esterne. E qual è il problema? Abbiamo sentito così esponenti del mondo delle case di riposo, gestori, che ci hanno detto che la diffusione delle varianti preoccupa. Ci sono visti casi anche da noi in cui i vaccini, pur essendo ovviamente uno scudo essenziale e efficacissimo, si sono rivelati non in grado di neutralizzare sempre la minaccia delle varianti, e quindi ci dicono: noi sappiamo che se anche un solo ospite contrae il virus adesso, pur essendo vaccinato, e questo rischio, seppur molto limitato, c'è, e da ribadire che a quel punto si sviluppa una forma di Covid comunque lieve, quindi non una forma di Covid grave, però chiaramente un ospite novantenne con altre patologie, diciamo comunque che una persona fragile, diciamo, no? È pleonastico dirlo, ma insomma è meglio evitare. Infatti. E quindi gli stessi gestori si aspettano purtroppo che possa essere necessario disporre una stretta ulteriore anche per gli accessi alle case di riposo. Allora, cambiamo argomento, tornando sempre sulla prima pagina. Io prima, leggendo appunto la prima pagina del Piccolo, avevo evidenziato un bell'articolo che fa parte insomma di una serie di articoli che sta facendo il nostro Gian Paolo Sarti sulla rotta balcanica, no, dei migranti, e oggi si occupa anche di una così di un caso anche in qualche modo curioso, no? Gli abiti dei migranti in Val Rosandra raccolti dalla coppia di asini spazzini. Gian Paolo Sarti, che fra l'altro ha collaborato anche con la nostra ospite proprio per uno spettacolo dedicato ancora a questi temi, no? Ai temi delle migrazioni. Siamo qui in studio con Sabrina Morena. Allora, sì, qui c'è la storia proprio dei due animali che si caricheranno sul dorso queste decine di sacchi pieni di giacche, scarpe, coperte che vengono abbandonate in carso dai migranti. Sì, una storia sicuramente curiosa che racconta il nostro Gian Paolo, la storia di Veliki Brat, cioè il fratello maggiore, sloveno, e Marian, che sono questa coppia di asini che il sindaco di Sant'Orligo impiegherà nei boschi della Val Rosandra per la raccolta di vestiti, coperte, scarpe e quintali di altri oggetti che vengono abbandonati ogni giorno dai migranti della rotta balcanica. È un problema non da poco, perché senza intervenire giorno dopo giorno il carso rischierebbe di trasformarsi in un immondezzaio. Può sembrare una scelta sicuramente molto curiosa, anche in parte anacronistica, no? Nel 2021 di corra degli asini. Ma insomma, anche nell'era dell'alta tecnologia questi animali risultano insuperabili per capacità di raggiungere i punti più impervi che neppure gli addetti alla pulizia del comune sono in grado di raggiungere. Addetti che riempiono tra l'altro ogni settimana decine e decine di sacchi. A volte questo materiale è molto pesante, anche perché viene magari intriso dalla pioggia o dall'umidità, che va preso e trasportato a fondo valle. E quindi l'idea è stata: perché non caricare in groppa agli asini questi sacchi? Vabbè, è una bella storia sicuramente. Allora, io ringrazio molto Piero Tallandini per essere stato con noi, e ci rivediamo presto, insomma, sempre qui a Sveglia Trieste per i vostri collegamenti ormai quotidiani per commentare insieme le notizie principali o quelle più curiose. Grazie, buona giornata a te, buon lavoro. Grazie, grazie a te Laura, buon lavoro, buona giornata e un saluto a tutti gli spettatori. Grazie. Un saluto anche da Sabrina Morena, che appunto dicevamo prima è autrice, no, di uno spettacolo proprio su questi temi sì, della no, diciamo, io ho fatto la regia ecco. Poi c'è stato un reportage, esatto, di un adattamento da un migrante, sì, esatto, Giuseppe Nicodemo, che è autore, ecco, attore del Teatro di Fiume, ha scritto Una splendida giornata da clandestino, ecco, infatti, così proprio per raccontare questa esperienza che alla fine raccontava l'accoglienza a Trieste. È vero. No, volevo dire che sulla questione degli asini, sì, che sono usati anche in tanti altri posti, è vero.
e devo dire che erano stati usati proprio per la raccolta in realtà dei rifiuti in generale, forse dell'umido, proprio in realtà da Domenico Lucano a Riace. Ariace, e gli erano, ecco. Però mi sembra che era una delle cose che gli era stata contestata anche proprio dalla magistratura rispetto a una gara, eccetera. Però l'aveva introdotto lui e in tanti comuni piccoli, no? Quindi l'uso di asini, animali, insomma, potrebbe essere anche comunque una scelta per anche altri tipi di raccolta di rifiuti. Un ritorno all'antico, soprattutto per nella zona, affrontare problemi nuovi, no? Sì, nella zona. Non so, in qualche borgo, in qualche, insomma, nelle situazioni chiaramente più piccole, non mi vedo gli asini in città, ecco no, quello diciamoci no, però che in caso questo no. No, magari sono non già più nel loro ambiente. Perché sulla, per esempio, sulla, mi viene in mente appunto la raccolta dei rifiuti, che non sono solo quelli dei migranti, stavo pensando che c'è una parte di Trieste, noi abbiamo i cassonetti, però in alcuni una delle proposte e di introdurre la raccolta differenziata porta a porta e magari nei borghi, non so, anche carsici, eccetera, nei luoghi più piccoli, no? In zone della città dove si potrebbe introdurre il o sperimentare comunque, no, la raccolta porta a porta, perché certo, può essere, cioè eviti questi cassonetti, queste situazioni, insomma. Il problema dell'immondizia a Trieste è un problema anche abbastanza grande, no? E aumenta la raccolta differenziata, perché ricordiamoci che noi siamo a livelli molto bassi rispetto alla raccolta, non abbiamo dei grandi record, neanche è aumentata così tanto in tutti in questi anni di amministrazione di piazza, insomma saranno stati 4 punti mi pare. Allora forse introducendo la raccolta differenziata in alcuni punti, no? Perché c'è sempre la logistica di Trieste, lo sappiamo, la Bora, certo, le cose eccetera, però ci sono dei quartieri o dei borghi in cui si potrebbe comunque pensare una raccolta porta a porta, perché comunque la aumenterebbe, no? Pensate che la raccolta porta a porta viene fatta a Milano. È chiaro che Milano, dicono tutti, che hanno questi grandi cortili interni, no? Dove possono mettere, che non ci sono a Trieste o ci sono pochi. Questo è vero, certo. Quindi ci sono anche dei temi logistici, però è anche vero che la raccolta porta a porta aumenta il riciclaggio, il riciclo, scusate, dei rifiuti, cioè rifiuti, comunque si aumenta, no? È dimostrato. E anche qui vicino a noi, in sì, e credo che insomma noi regione, su questa, il tema ambientale, vedendo i cambiamenti climatici, non so, appunto parlavate del caldo che aumenta, eccetera. Cioè bisogna affrontarlo bene, di petto, facendo dei grandi cambiamenti. Allora, abbiamo una telefonata, poi leggo anche qualche mail. Pronto, buongiorno. Pronto? C'è qualcuno in linea ancora? Pronto, pronto? No, è caduta la linea. Allora, leggo rapidamente alcune mail, dopo parliamo un po' di politica, perché insomma è iniziata la campagna ormai ufficialmente, no? E anche voi avete presentato il movimento della sinistra Uniti per Trieste. Allora, se ricordo bene, scrive Luca, da parte dell'attuale giunta è stato detto che se non si raggiunge una quota minima è difficile appaltare il rifacimento dei marciapiedi, nel senso che le ditte nemmeno si presentano in gara. È possibile un approfondimento in tal senso, chiede Luca, che vada al di là delle strumentalizzazioni politiche e della propaganda elettorale azionate già da tempo dalle opposizioni, dice lui, ma insomma un po' da tutti, no? Effettivamente. Effettivamente è un tema che andrebbe approfondito. Allora posso impegnarmi a approfondirlo, e ha ragione da una parte, però dall'altra esiste anche il famoso piano marciapiedi, no? Che però non l'abbiamo ancora mai visto, nonostante io l'abbia chiesto ripetutamente, proprio per capire che cosa è, che cosa c'è nel piano marciapiedi o no. Io poi dico, sì, ci sono il tema degli appalti, però forse se uno fa la strada, non so, asfalti via Battisti, forse due marciapiedi li puoi anche fare in contemporanea, forse vanno messi marciapiedi e strade. Ha ragione che questo è un tema di trasparenza, per cui posso anche chiedere, fare questa domanda rispetto proprio in comune, ha aperto sicuramente un tema
importante, però penso che non sia questo, cioè è una questione delle priorità che si danno, no? Certo, la sicurezza stradale è sicuramente importante, però la sicurezza delle persone che camminano, per non parlare delle persone, scusate, quelle che sono in carrozzina o che, no, che hanno... cioè, per esempio, dove a Trieste, tra l'altro, in carrozzina devi andare in strada. Io ho visto tre quarti delle persone che stanno nella strada. Allora ci sono quelli che hanno come il motore, insomma, che potrebbero essere equiparabili, ma ho visto persone che spingono, no? Anziani, insomma, o ammalati in carrozzina, o disabili, anche disabili poi temporaneamente, perché sì, secondo perché me uno si rompe la gamba, appunto, deve nessuno pensa infatti, che veramente tutti, ti puoi tutti si possono trovare infatti, in questa situazione, certo. Perché basta rompersi una caviglia, non infatti, è che ci voglia, non ci vuole allora, molto, ecco, no? E quindi in quei momenti si capisce poi tutte le difficoltà che devono affrontare, sì, le persone sì, che sì, lo sono ma è proprio ne fa di una città insomma civile che riesci, dove riesci veramente non dimentichiamo anche le mamme e i papà con i passeggini, con le carrozzine, mamma mia, ho appena insomma, finito da qualche anno ormai, questa problematica sì. Però insomma, beh, già certo, i bambini a altezza scarico delle macchine anche, devo dire esatto, anche quello è un orrore, no? Perché cioè, sinceramente, allora. E anche lì ogni tanto la Gymkhana, anche perché poi sappiamo che gli insomma, in genere gli automobilisti triestini siamo tutti, perché anch'io forse certo. A volte non sono stata perfetta, i disordinati anche, vero, no? Un per cui uno mezzo un sul marciapiede, uno non passa, gira, aiuta, fa, cioè sinceramente... Allora, sono d'accordo con la vostra ospite, scrive Luca, certi lavori non si possono fare smart working, allora lo Stato per evitare altre chiusure si assuma la responsabilità connessa al vaccino imponendone l'obbligo, eliminando la firma della liberatoria, questa è la sua opinione, dice perché non può renderlo obbligatorio. Una strada potrebbe essere anche d'altra questa, parte no? Pensate che ci sono tanti lavori, per esempio chi lavora nella ristorazione che ha degli obblighi vaccinali, esatto. No? Sono tipo altre, infatti. Non so. Allora abbiamo una telefonata, pronto, buongiorno. Sì, un buongiorno a voi. Buongiorno a lei. Quello che non riesco a capire è perché noi dobbiamo, diremmo, pagare triestini che vadano a pulire il Carso, non solo San Dorligo, ma tutto il Carso da Ferneti a Sistiana, dappertutto ci sono delle immondizie che lasciano questi maleducati che vengono da noi. Addio, ci sono 5.000 persone che cacceggiano per Trieste e li vedo tutti i giorni qui in Piazza Libertà che sporcano una cosa all'altra, i giardini che sono sdraiati sull'erba, ma non si può far andare a far pulire a questa gente che è venuta qui, che ci costa un mucchio di soldi e che non fanno nulla da anni, che sono mantenuti a mandarli a pulire il Carso. Dobbiamo noi essere gli schiavi di queste persone che oltre ad avere l'ospitalità non fanno assolutamente niente, ci sporcano dappertutto alla città. Ecco, una domanda che non riesco a capire. Va bene, grazie, abbiamo capito il senso della sua domanda. E anche il contenuto, grazie signora, che non ho capito il nome, forse non l'ha detto. E c'è anche Enrico che scrive più o meno la stessa cosa. Buongiorno, le associazioni che si occupano dei migranti, dopo averli curati e medicati, li portino a pulire i boschi. Non so se era la stessa persona sì, o se no, sono due persone la questione diverse. È più complessa sì. Perché sappiate che i richiedenti asilo, quelli che entrano nel sistema dell'accoglienza, non possono lavorare per legge. Per cui c'è sicuramente un tema che va affrontato certo. Per legge, però è anche vero che ci sono state tante esperienze comunque di persone migranti in accoglienza che hanno aiutato, non so, a ripulire delle caserme, delle cose, cioè non è che adesso io non quindi... so su questo della pulizia del Carso che può essere che possa rientrare forse, no? In uno sì. Dei progetti fare con chi si occupa di accoglienza, no? Quindi non è escluso, secondo me, che non si possa fare un progetto del genere.
È vero anche che io so che la regione ha stanziato dei soldi per questo tema. Io avrei anche stanziato, devo dirvi la verità, del denaro comunque per ripristinare l'help center, il centro diurno, c'è tutta una serie di servizi che fanno in modo che le persone non sono stanziali per strada, in modo, ecco, servizi che invece il comune ha tagliato, diciamoci la verità. Erano state promesse poi delle unità di strada che non sono state, non le abbiamo ancora visto. E sinceramente, quindi io credo che tanto c'è una progettualità che sicuramente si, penso si possa fare anche con le associazioni. E poi chiaramente per chi cura le persone migranti non è che possono andare qui e stare, non le gestiscono, sono anche molte delle persone migranti, diciamoci, sono anche di passaggio, no? Sì, per cui alcuni non entrano nel nostro sistema dell'accoglienza e transitano. Lì però c'è un tema forse proprio più generale sulla rotta balcanica che bisogna fare una riflessione, perché è vero che noi vediamo un po' il risultato, no? Che sono le immondizie, le cose, però il problema a monte sta che non ci sono canali normali per cui queste persone possono richiedere l'asilo qui normalmente, magari prendendo, non so, un autobus, una cosa, no? E devono camminare, no? Cioè fare una... No, anche Giampaolo Sarti parlava di una scarpina di un bambino, sì, cioè ci sono minori che fanno una vita assurda, che camminano 3 settimane per arrivare, quando con un autobus arrivi in 6 ore, non lo so. Cioè, è questa che è la cosa, secondo me, un po' aberrante, che non ci sono canali per richiedere l'asilo normalmente, per venire qui anche a lavorare. Rendiamoci conto che non si trova più la forza a lavoro, perché c'è la ripresa, oggi proprio ascoltavo prima pagina, che non ci sono i camionisti, cioè non so, quindi ci sarebbe bisogno, c'è lavoro, c'è posto per tutti, bisogna formare naturalmente le persone, perché anche sul tema dei camionisti servono le persone con una determinata patente e esperienza, non è che mandi chiunque, però noi abbiamo bisogno. Siamo una società anche anziana, no? Cioè, come ci sono le badanti, non vengono le signore, no? Che fanno comodo, no? Da Moldavia, Ucraina, eccetera, eccetera. Per queste altre persone che arrivano, a volte sono intere famiglie, ma anche se non sono intere famiglie, sono ragazzi che scappano, tra l'altro, scusate, sull'Afghanistan, dove sta succedendo di tutto in questo momento. E io tra l'altro sono molto preoccupata per il destino delle donne in Afghanistan, perché infatti, è veramente pazzesco questo fatto che ritornino i talebani, che vogliono imporre la Sharia e tutta una serie di cose tremende, e che uccidono i bambini, i ragazzi. Tutti questi temi immagino entreranno poi nella campagna elettorale, sono già entrati e in particolare poi nei programmi di Uniti per un'altra città che avete presentato l'altro giorno. Purtroppo non abbiamo più tempo, abbiamo davvero 30 secondi per ricordare, insomma, questa presentazione che abbiamo seguito l'altro giorno. Uniti ringrazio. Per un'altra città e la lista di sinistra, insomma, che si presenta a sostegno della lista di centrosinistra di Francesco Russo come candidato sindaco. Giusto. Sì, noi abbiamo voluto fare questa lista, e anche proprio cercando un po' di unire le forze a sinistra e tra noi, Articolo 1, alcuni esponenti di un'altra città, che è questo think tank che è nato e che ha fatto delle iniziative importanti, ha scritto un programma che in cui ci riconosciamo. E allora torneremo ad invitare sicuramente Sabrina Morena proprio per parlare, e forse più, anche altre persone e anche altri esponenti, insomma, di questa nuova formazione per le elezioni. Grazie a tutti per averci seguito e buona giornata a tutti voi.